Non avrei mai pensato di iniziare una live in questo modo, ma grazie Gabs per aver regalato una sub a Silvio Berlusconi. Salve Silvio. Buonasera, cavaliere. Un bacione a lei e a tutta quanta la squadra del Monza Calcio. Mi saluti Mota Carvaglio. È Mota Carvaglio, vero? No, aspetta, ho sbagliato nome. Mota Carvaglio. Danny Mota. Sì, è lui, è quello del Monza. Ok, perfetto. È l'originale, assicuro 100%. Poggers, allora perfetto. Silvio, una domanda per lei, scusi, no? Cioè, siccome la mia ragazza è di Monza e non so se vuole regalarci due biglietti in tribuna d'onore per Bologna-Monza. A Bologna, ovviamente, perché di guidare fino a Monza è una palla. Però, tribuna d'onore per Bologna-Monza. Ma io volentieri, guardi. Che cosa bella. Hello, grazie intanto a De Dowo per il decimo. Buonasera, bello, buonasera, buonasera. Salve Pelatiar, dopo mesi sono tornato. E non sei l'unico a essere tornato dopo mesi. Vabbè, al di là del fatto che devo ringraziare Shizen per la sub di 4 minuti fa mentre c'era ancora la intro, non sei l'unico a essere tornato dopo mesi, perché oggi si torna a guidare, signori. Si torna a guidare su Eurotrack. Sto guardando la pagina di Steam. C'è scritto che l'ultimo avvio del gioco è stato fatto il 26 febbraio. Sono passati esattamente 6 mesi e un giorno dall'ultima volta che abbiamo giocato ad Eurotruck e non vedo l'ora di spepegare un pochettino in giro. Quindi sì. Tirlos camionista is back. Tirlos camionista che non segue mai le regole della strada is back. Unica cosa, con questo... Con questo. Come si chiama? Con questa scrivania faccio un sacco fatica. Perché io l'ultima volta che ho giocato avevo ancora la vecchia di scrivania, non questa. E con questa scrivania è tutto quanto diverso. Perché poi, cioè, mi devo allontanare tanto dalla scrivania per poter. Non lo so. Si capisce un cazzo. Comunque, sì, signori. Ho detto. Febbraio, siamo ad agosto, tier. Sì, lo so. Non lo so, mi sono perso. Comunque, potrei aver parlato sbagliato. Fatto sta che, signori, oggi torneremo a giocare a Eurotruck. Sapete cosa vuol dire Eurotruck? Grandi chiacchiere. Grandi chiacchiere. Sì, l'ho sbloccata, Ander, non ti preoccupare. Ma hai anche i pedali o controlli tutto al volante? No, no, ho anche i pedali. Cioè, pedali e volante vengono assieme, non te li vendono mai separatamente. Quantomeno non con il modello che ho io, che è il G923 della Logitech. Che mi è stato mandato da mamma Logitech, che ringrazio come sempre ogni volta che giochiamo a Eurotruck, perché mi chiedete sempre: Tier, che volante hai? Questo, perché mi è stato inviato, quindi grazie Logitech, che ci permetti di creare caos e causare caos in giro per le strade del mondo, anzi in particolar modo di Europa, ma... Signori, direi che possiamo cominciare, possiamo avviare il gioco. Tra l'altro devo controllare una cosa, perché io non ricordo mai, e dico mai, dove cazzo vada messa la webcam. Va in alto a sinistra, va in alto a destra, va al centro, va in basso a sinistra, va in basso a destra. Non lo so. Come si chiama? Eurotruck. Aha. Uomo che non sa guidare gioca a Eurotruck Simulator. Bello. Vabbè, mi parte ovviamente la pubblicità. Hello, grazie Salvo per il secondo, bentornato, bello. Giga cuoricione in chat per te, spammone enorme di Tearless Loves. Ero in alto a sinistra, ok, quindi questa cosa è buona e giusta. So dove mettermi. Ok, quindi avviamo il gioco. Parti. E via, fai un tutorial per i bambini, ma se capita lo facciamo. Se no, no. Vero Mumi? Giusto. Switch in alto a sinistra. Game up. Eurotruck Simulator 2. Bella lì, eccola qua. È stato cotto. Ignoralo. No, beccami il volante, ciccio. Non lo so, vabbè. Grazie Frostdude per il settimo. Buonasera, bello. Thank you, thank you, thank you. Bentornato Giga Cuoricioni in chat per te. Allora,
Io non ricordo bene come ci fossimo lasciati, dove ci fossimo lasciati, ma direi di premere su continua il gioco. Ci troviamo attualmente, boh. Ricordo che avevamo cominciato una sorta di giga viaggio per andare da Coimbra in Portogallo fino alla Turchia, perché ho preso dei DLC vari che ci hanno sbloccato quasi tutta l'Europa, tra cui per l'appunto la zona turca, che è la più distante. È forse il viaggio più lungo. Quello che si può fare dal Portogallo alla Turchia, ovviamente non in una sola tratta, ma in più tratte per collegare svariati punti d'Europa, perché consegne così lunghe non ce n'è. Credo di aver tipo quasi maxato. Le distanze percorribili, ma non ricordo bene. Usi mod? Nope. Non ho mod. Ho solo i DLC. Il gioco è vanilloso. Ah, e per chiunque si chiedesse se uso il cambio, e quant'altro, no. Non so un cazzo di come funzioni la vita, ok? Oh merda. Che cazzo ci faccio a Bologna io? Che cazzo ci faccio a Bologna? Praticamente. Come ci è arrivato a Couvola? Non faccio domande. Però, se non ricordo male, eravamo partiti proprio qui da Coimbra e avevamo fatto tappa alla Corugna, poi siamo arrivati verso Lione, siamo risaliti verso Norimberga e poi non ricordo più cosa abbiamo fatto, però se non ci tocca a Norimberga può essere che abbiamo fatto un giro ancora più largo, può essere che siamo saliti su. Dubito, mi sa che queste cose qua arrivano da un altro viaggio. Comunque, il mio obiettivo oggi sarebbe provare ad arrivare qua a Istanbul. Katowice è il più vicino, vero come posso? C'era la possibilità di viaggiare rapido, no? Mi sono schiantato e ho perso il camion. Ah! Per accedere al trasferimento veloce devi prima comprare un tuo camion. Ma il mio? Cioè io non ho più un camion? Eh? L'ho venduto per pagarmi i debiti? Oh cazzo! Oh cazzo! Grazie Mike per il secondo, bentornato bello, un bacione. Quindi ora c'è. Eh? E la banca? Scusatemi. Ora devo capire perché no, vi prego, non ditemi che mi sono bloccato. Banca. Posso chiedere un altro prestito? Però dopo se vado a chiedere due prestiti è un casino. Lavoro dipendente sia! Offerte di lavoro! Lavoro dipendente, cazzo! Da qua. Da Katowice, perfetto. Possiamo andare, verso Ruse. Che però essere lì c'è Plovdiv, che è bello in giù. Potremmo fare Katowice Plovdiv, che è anche uno di quelli pagati meglio, mi sa. Sì, è quello pagato meglio. Ma anche in rapporto per chilometro? No. Quello è Pécs in Ungheria. Facciamo quello fino a Plovdiv, accetta il lavoro. Tanto il prezzo per distanza era relativo, no? Andiamo fin giù. Lavoro attuale gelati. Cioè, io ho un carico di gelati. Io posso ricreare la scena della pubblicità del Kinder Pinguì. Dei due tizi che rimangono completamente fottuti col Kinder Pinguì. Cioè, sono dispersi nel mondo con i Kinder Pinguì. Va bene. Allora, vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
dare la precedenza, possono succhiarmi le palle le persone normali. Arrivederci. Ah, devo far piano. Vabbè che le multe le paga il datore di lavoro nel caso, però. Attiviamo le domande per la chat, però no, non ancora. Basta, stupida macchina. Le luci. Ah, L di luci. Le accese. Sì, ora sì. E poi cos'è che era l'H? Ah. Ma guarda che brutto suono che fa sto camion. Le multe no, le paga il datore di lavoro. E si parte, signori. Tutti quanti verso Plovdiv, Katowice Plovdiv, per 30.000 soldi. Che se ci muoviamo anche abbastanza, oh, siamo a posto. Le multe le paghi tu. Ah, ecco quindi dove stava la ciabatta. Le multe le pago io, quindi a maggior ragione. No, mi comporto bene. Cioè, se vi ribalto, amen. Però non dobbiamo farlo subito. Perdonatemi. Il volume del gioco è un po' alto. Ok, allora. Apri mixer volume. Dove cazzo stai, Eurotrack? Ti abbasso ancora un po'. Ti metto al 17%. Si rallenta in curva. Vabbè, io ho rallentato. Contro il muro, ma ho rallentato. Scemo, ma che cazzo? Ma mettila la freccia, no? Che stai superando. Non l'avevo visto, minimamente. Okay, sono circa 24 ore di viaggio, apparentemente. Un giorno intero. Non abbiamo la stanchezza in mezzo ai coglioni. Abbiamo soltanto da occuparci della benzina, che verrà pagata dal datore di lavoro. Quello è arrivare in fondo. È ancora alto il volume? Perché se è ancora alto il volume, ragazzi, lo... Testa di cazzo! Vabbè. Tierman, non sei preso in mezzo a due corsie. Ho capito, non mi vieni comunque contro, deficiente. Oh cazzo, devo girare qua. Deficiente. C'hai lo stop, coglione. Non è vero, non ha lo stop. Comunque lo stavo dicendo. Vedo che stai parlando del paese di guida. Come per esempio saltare chiunque quindi sulla tua stessa strada. Ah, quello sì. Quello è una grandissima maestra che mi insegna ogni giorno come fare. Trattasi della mia ragazza. Grazie Iolis per il Prime, un bacione, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Famone di cuoricioni chat per te. No, ditemi voi se è ancora troppo alto il volume del... del gioco, che vedo di abbassarlo, nel caso. E buonasera Frozen, salve ghiacciolini. Chi è che mi viene addosso? Teste di merda. Ciao Frozen, grazie per il raid. Buonasera belli, ben arrivati tutti quanti. Spero che avete passato una buona live in compagnia del buon Frozen. Spero siate tutti quanti bene. Piano, che sono in difficoltà. Ogni volta entrare qua dentro è un casino, Ok, pop. Ciccio. Ciccio. Oh! Mi hanno bloccato, forse un po' alto. Allora un attimo, Devo abbassare ancora un po'. Comunque grazie per il raid, belli, buonasera, spero che avete passato una buona giornata. Ragazzi, buonasera, salve, mi chiamo Tirlos e oggi sono qua per guidare un camion insieme a voi. Qual è il problema? Ma no, io lo premo invio! Non si alza la sbarra!
limite. Serve il Viagra. Cioè, quindi io devo prendere il Chalice per stare sveglio e il Viagra per far alzare tutto. Oh! Ci voleva tanto a far alzare una sbarra, mamma mia, oh! Cazzo di incapaci. Forse dovevo uscire la mia magica foto in piscina della scorsa estate. Devo ancora caricarla su Instagram. Magico. Va bene. Sapete qual è il problema? È che se io volessi, teoricamente, con un camion, la potrei comodamente sfondare la sbarra dell'autostrada. Ma su questo gioco è fatta di plutonio arricchito. Se tu ci vai contro, ti si rompe la macchina. Hai pagato 3 volte. Tanto non pago io, paga il datore di lavoro. E ci vedo poco, quindi... luci abbaianti... time. Esattamente come lo zio di Irene, madò. Che uomo. C'è una delle VIP del canale, Irene, che una volta ha raccontato di come suo zio... un giorno sia passato troppo veloce al casello e abbia sfondato la sbarra. Tutto qua, tutto qua. Grazie Mattia per il Prime e grazie anche a Flavina. E vabbè, voi con questi nomi pronunciabili. Grazie! Un bacione a tutti per le sub, spamboni di Tearless Love in chat per tutti quanti. Ok, bene. Ora dobbiamo giusto chillare e farci tutta quanta la strada da Katowice a Plovdiv senza tenere il piede sul freno. Perché a che servono i freni? Tra l'altro, sbaglio, dovremmo... sì, secondo me passiamo anche per l'Ungheria. No, come un altro casello! Frate, ma di già, ma che cazzo è la zona attorno a Milano? Che c'è un casello ogni 3 metri. Vabbè. Dai. Il mio datore di lavoro pagherà 13 euro. Ho capito, dai, mo. Ah, fammi andare! Ho i brividi solo a leggere le formazioni titolari di Juve Roma. Fatemi vedere. Mattia, non si sta al telefono mentre si guida. Ma sì, lo fanno tutti, posso farlo anch'io. Non vedo dove sia il problema. Scusi macchina, scusi, stavo guardando il telefono. Formazioni. Ma Bonucci non era rotto e neanche convocato. Ah, ho la netta sensazione che mi abbia caricato per sbaglio le formazioni dell'ultima partita che ha fatto la Juve, perché... è completamente sballato. Ok, si esce, quindi rallentiamo tutti quanti. Senza ribaltare il camion, ok? Prima curva tosta. Facciamola piano. E non dirmi che c'è il limite di 140. Perché se fai questa curva a 140, fra, muori. Io avevo Danilo terzino destro, Sandro a sinistra. Mi sa che è la formazione del Sassuolo. No, perché c'era McKennie e Kostic titolari. Bonucci ha giocato titolare contro, non ricordo. Però... buono! Oh, usciti bene. Se passano le macchine, vi rimettono in prima corsia, eh. Si dovevano mettere le frecce, esistevano. Sapete che non penso che esistano le frecce? Piano, eh. Dove vai? Tira dritto? Ok, perfetto. Decidio Danilo Bremer Alessandro. Miretti titolare, incredibile. Rui Patricio, Mancini, Smalling, Roger Ibanez, Carthor, Cristante, Matic, Spinazzola. Ah, quindi Matic gioca davvero.
Volete il pronostico? Vi faccio il pronostico di Juve-Roma. La Roma vince 2-0, doppietta di Dybala. Succede. Farebbe decisamente ridere. 3-0 segna anche Abraham. Ma no, dai, De Sciglio lo chiuderà bene con quella diagonale. Oh, cazzo! C'è un'uscita fatta con un tornante. Polonia, ma che strade stai facendo? Oh no. Devo mergiare in una singola corsia. Ah, no! C'è... È una super strada che finisce con un tornante. Ma sei scemo, ma è peggio di quando qua a Bologna devi uscire tipo per andare a Casalecchio. E quindi la tangenziale finisce con una rotonda. Tu hai la tangenziale a tre corsie che muore in una rotonda. Senza neanche un'uscita degna. Semplicemente finisce rotonda. Ma come rotonda? Ma sei stupido. Ho capito che c'è il camion lì davanti, però Mozart italiano. Mozart un sorpasso in curva con la doppia linea continua. Mamma mia, ma stai andando a 20 km orari, ma muoviti, cazzone! Stai facendo colonna! Ragazzi, siamo in colonna, io non so cosa dire. Ma che tristezza. Anche vicino a casa c'è una tangenziale che finisce una rotonda. Sì, ma di solito c'è ci sono tipo le corsie che mergiano in una. Lo vedi che cambia la forma della strada e dei dintorni. No, quella no. Semplicemente c'è una rotonda in mezzo al nulla. Una rotonda in mezzo al nulla. E dopo la rotonda semplicemente ci sono due vie che vanno da una parte, una dritta. Non lo so, è strano. Purtroppo, guarda. Sul tiro al Napoli in Coppa Italia non si sarebbe mai potuto avverare, a prescindere perché erano tipo ai lati opposti del tabellone. Ma il sul tiro è già stato eliminato dalla Feral Pisalò. Sfortunatamente. Però a proposito di Südtirol, visto che stiamo parlando adesso di calcio al volo, ieri hanno annunciato che, o meglio, EA ha annunciato che su FIFA 23 ci sarà anche la Serie B. Quindi potremo fare una carriera col Südtirol. E ho dato un'occhiata effettivamente sul sito di EA e ci sono elencate tutte quante le squadre nome per nome. Intanto vai col sorpasso al cazzone. Ci sono elencate tutte quante le squadre. E il Südtirol pare avere le licenze, o quantomeno si chiamerà davvero Südtirol. Poi non so se con loghi o non loghi ci siano corretti o meno, però il nome sarà Südtirol. Ma non è tutto, perché abbiamo anche ufficialmente il nome del Napoli. Perché vi ricordo che il Napoli quest'anno non avrà i diritti su FIFA, non avrà le licenze. Volete sapere come l'hanno chiamato? Perché io ci sono rimasto male. No, si chiama Napoli FC. È proprio triste. Mi aspettavo un nome fico. Grazie Mr. Chang, intanto un bacione, bello. Thank you very much. Partici per 5 anni, però nei loghi divisi capite serve. No, comunque sì, il Napoli... Secondo me l'hanno fatto per un motivo. Se ci pensate, anche la Roma l'hanno chiamata Roma FC. Perché Roma è il nome della città, Napoli anche, e quindi puoi permettertelo. Con squadre come Lazio, Atalanta, Juventus, non puoi. E quindi devi trovare un nome alternativo. Però col fatto che il Napoli sia una squadra della città di Napoli, magari hai detto, ma sai cosa? Chiamiamolo Napoli e basta.
Beh, Lazio è il nome della regione. Sì, vero. L'hanno chiamata Latium, semplicemente in latino. Però Bergamo Calcio hanno messo il nome della città. Piemonte Calcio l'hanno fatto perché Torino è già occupato. Stesso discorso per Lazio con Lazio perché c'era già la Roma. Se la Roma, o meglio, se la Roma non fosse stata in Serie A, per dire, o il Torino non fosse stata in Serie A, penso che la Juventus sarebbe stata Calcio Torino o Torino Calcio e la Lazio Roma Calcio o Calcio Roma. Grazie Teo per il tredicesimo, bentornato, bello, thank you, thank you, thank you. Big Tearless Loves in chat per te. Tano però, zero autostrade, minchia, di solito ti caccio sempre in autostrada questo gioco. Comunque sì, ci sarà il Südtirol. Pertanto, io ve lo dico, l'ho già detto ieri, lo dico anche oggi, arriverà una carrierona col Südtirol. Non so ancora se farla... Minchia, se fosse passato il treno avrei riso un sacco. Non so ancora se farla su YouTube o su Twitch, perché sto pre davvero prendendo in considerazione l'idea di fare una carriera anche su YouTube. E non so se farla lì o se farla qui su Twitch. Il punto è che da un lato ho il timore di rovinarmi un po' il mood di due carriere se le porto in contemporanea. Quindi devo capire un attimo come muovermi. Perché magari la posso fare qua su Twitch e poi pubblicare gli highlights su YouTube, che è un'opzione. Un po' come ho fatto con il Pepe Game, per dire, ma ancora più densa. Non lo so, si vedrà. Anche perché se la pubblico non la faccio durare più di 4-5 video, eh. Ormai YouTube con le serie troppo lunghe o hai il canale che fa mono gameplay, un po' come può essere per dire un Tonks, un Lone, non lo so, sinceramente, tante altre persone che facciano gameplay per intero, proprio playthrough, walkthrough, te lo puoi permettere. Se non fai così... Inter e Milan hanno i nomi corretti. Perché hanno firmato un accordo di partnership con i football, ma non è di esclusiva. Ma si divide le stagioni come fossero serie TV. Era esattamente quello a cui stavo pensando. Di farle un po' come le fa Crew. Intanto grazie Laura per il quarto, bentornata, un bacione. Spammone di cuoricioni in chat per te. Allora, io seguo questo ragazzo che fa Football Manager, che si chiama Crew. Chroo. Forse ne ha una terza di O, ma non ne sono sicuro. E lui fa delle serie di Football Manager e per ogni stagione lui pubblica un video. Con un po' di narrazione, un po' di dramma. Io magari più che quello potrei fare una sorta di mega riassunto della stagione. Sì, ma Crew e Zealand, best canali di Football Manager. Li seguo abbastanza regolarmente. Devo uscire? I don't know. No, semplicemente si smezza la strada. Ok. Comunque sì, Crew. Cioè, se facessi una stagione per video, potrebbe funzionare. Penso. Vedo, me lo penso. E quindi magari la giochiamo in live su YouTube, cioè in live su Twitch, ma poi su YouTube porto la versione editata. Che potrebbe aver senso. Minchia, quanto l'ho cacciauato questo bastardo. Però ecco, se devo fare cioè, se posso fare una piccola osservazione, posso lamentarmi un attimino con la Polonia. Dei lampioni non farebbero schifo, eh. Stiamo per uscire noi, mi sa, vero? Sì, si esce a Košice. Ah, ma siamo in Slovacchia. Poca, guarda, Tiger che se n'era già accorto. Che non so come si pronunci. Io l'ho sempre chiamato Košice, magari è...
completamente diverso il nome. Tyr, c'è la crisi energetica. No, no, quello per carità, cioè, sono d'accordo. Ma qua mancano proprio i lampioni. Testa di cazzo. Ma che te freni? Gira! Ma che cazzo ti eri fermato a fare? Non c'era nessuno, ripeto, nessuno che arrivava da davanti a noi che avesse la precedenza. Nessuno. Non c'era niente. Testa di merda. Ci sarà ancora la cosa di Crazy Baby Club su FIFA 23? Yes, ci sarà e come. Ci sarà e come e... se non sbaglio è addirittura più customizzabile. Nel senso che puoi fare anche le divise dei portieri. Puoi fare la terza divisa. Mi fermo per fare benza un attimo. Fermiamoci a fare la nafta, cazzo. Vai, naftiamoci up. Ok. Penso che quando mi devo impuntare sul... Sul pedale del freno, la mia sedia voli indietro. Ma saranno, aspetta, ma saranno uguali, penso, quelli design, quindi una merda, dato che non c'è l'oro e gli sponsor. Da quel che ho capito volevano anche fare gli sponsor. Ok, non lo so, però sembra un attimino più customizzabile. Vedremo, we'll see, we'll see. No, no, però a sto punto direi di cominciare con il Sweet Tirol. Come il Liverpool sta vincendo 9-0? Cos'è che ho il freno a mano tirato? Sì, ma... cioè, per la cosa degli sponsor lì basterebbe anche farli finti. Cioè, metti, che ne so, Pepega Gelati. E quella lì era la sponsor, altro che tipo San Montana, cose varie. Pog. Università o lavoro, Tiger? Ha la faccia di Liverpool in crisi, comunque. Contro chi sta giocando? Vi prego, non ditemi il Southampton. Al Bournemouth. Minchia. Hai detto quella cosa di FIFA in India? No. Ma anche se sto gioco hanno alzato i prezzi. Cazzo, per essere realistici. Cosa giocherai nel 2024 quando non ci sarà più FIFA? Aridaie, allora, non è che FIFA cessa di esistere. Il gioco prodotto da EA continuerà a esserci. Polizia, salve. Il gioco prodotto da EA continuerà ad esserci. Semplicemente non si chiamerà più FIFA, si chiamerà EA Sports FC 24 e non FIFA 24. Perché? Perché FIFA, l'organizzazione, la FIFA, ha deciso di non rinnovare il contratto con EA Sports per la produzione di un gioco di calcio con il nome FIFA, ma lo darà a qualche altra casa. Si vocifera tanto ultimamente di 2K. E quindi, tra 2 anni, avremo 3, potenzialmente 4, addirittura 5 gol. 5 giochi di calcio nella stagione 2023-2024, perché ci sarà... EA Sports FC 2024, che è quello che noi chiamiamo adesso FIFA. Poi ci sarà FIFA 2K24, fatto da 2K con il nome FIFA. Poi ci sarà eFootball. E poi ci sarà UFL e Goals, forse, chi lo sa. Però sì. Comunque non... sinceramente, cioè... non credo che cambi molto a... EA. Tanto l'unica gente che davvero potrebbe non rendersi conto di quello che sta comprando e comprare il gioco di 2K. Allora, premesso, se dovessero uscire, li proverò tutti. Manu, hanno fatto bene. Hanno fatto bene perché hai fa cappato tu. Comunque, dopo vi parlo della cosa dell'India.
Comunque sì, tra 2 anni non è che FIFA smette di esistere. Semplicemente il gioco che noi abbiamo conosciuto come... che è chiamato FIFA per gli scorsi 20 e passa anni, smetterà di avere la licenza FIFA. Si chiamerà EA Calcio. EA Calcio 24 invece che FIFA 24. Ma il gioco, l'infrastruttura, le licenze all'interno del gioco rimangono le stesse identiche. Quindi, ripeto, la maggior parte degli assidui giocatori di FIFA continuerà a prendere il gioco prodotto da EA. Quelli che non lo prenderanno, secondo me, saranno quelli che per sbaglio, perché magari sono giga casual gamer o bambini o i genitori boomer che vanno a prendere il gioco ai figli, mamma, comprami FIFA! E gli comprano FIFA 2K24. Che cambia, ma per il resto EA non perderà niente. Io personalmente li proverò tutti quanti, perché mi sembra giusto provarli tutti, se ci sono così tante opzioni dopo che per anni ne abbiamo avuta soltanto una di realmente valida, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, perché i football PES è dal 2020 che non esce con un titolo fatto come si deve, 2019-2020 addirittura, quindi capite bene. Però no, non smette di esistere, cambia nome. In tutto ciò, no, la questione del fatto che FIFA 23 sia stato messo in preordine in India a un prezzo molto più basso, a tipo 1 euro, a meno di 1 euro. Sapete una cosa? Giusto così. Se è l'azienda ad aver sbagliato a mettere il tag del prezzo e la gente lo ha comprato a quel prezzo, teoricamente è corretto. È giusto. Perché se tu vai in un negozio e c'è un prezzo sbagliato su un'etichetta, teoricamente. Quindi, non so, tu. Ci sono delle arance. C'è scritto che, non so, 1 chilo di arance costa 50 centesimi invece che 5 euro. A parte che è un prezzo esagerato, 5 euro per 1 chilo di arance. Però, vabbè, per farvi capire, fare l'esempio. Se hanno sbagliato a scrivere invece che 5,50 centesimi, teoricamente tu hai pieno diritto di comprarlo a 50 centesimi e non possono dirti niente. Perché l'errore arriva da loro. Che potrebbe comunque suonare un gioco interessante, sono d'accordo. Più che altro sarei curioso di vedere un'eventuale carriera giocatore con 2K, che con NBA, con il gioco di basket, ha sempre fatto un lavoro più che discreto. Però la carriera allenatore ho paura, perché anche quella lì su NBA 2K è ipertrascurata. Ragazzi, si vedrà. È una cosa positiva il fatto che ci sia più scelta, è una cosa decisamente positiva. Perché davvero, cioè, se una casa non ha competizione, negli anni è libera di proporre dei prodotti peggiori, tra virgolette, senza rimetterci niente, o comunque senza lavorarci più di tanto dietro. Perché? Perché non ha rivali. Quindi ci sta. E grazie, persona di cui non provo neanche a leggere il nome perché è troppo complicato con troppe consonanti. Ci siamo 10 lunghi mesi con il mio rapace senza lacrime pelato preferito. Un bacione, spammone di cuoricioni in chat. Che cazzo, stavi fermo allo stop? A mia discolpa, non è colpa mia. Ma vaffanculo! Ma come 2.500 euro di multa? Vabbè, stavo andando a 100 in una strada con limite di 50. Ok, lo accetto. Questa è la legge. Cazzo, chissà se esiste una mod per Eurotrack. Però non vedo un cazzo così, zio. Ma non vedo una sega. E vabbè, parto. Sperando sia giusto, parto. Poi chissà se c'è una mod in cui ogni volta che commetti un'infrazione su Eurotrack, invece che sentire il bip 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 bip, senti un "questa è la legge". Farebbe alquanto ridere. E sì, conosco Lies of P.
Me ne aveva parlato Tiga mesi fa. Me lo ricordo, sembrava un gioco intrigante. Sì, no. Fragol, l'ho detto, cioè l'ho spiegato prima. Cioè, ho detto che cesserà di esistere così come lo conosciamo, prodotto da EA. Un gioco con il nome FIFA. Ma il gioco con il nome. Cioè, ci saranno sia un gioco prodotto da EA che un gioco con il nome FIFA. Entrambe le cose. Ah, hanno fatto uscire un altro trailer, Pog. Il gioco non è realistico, ci sono i vigili. Ci sono molto più spesso di quanto pensiate. Posso tornare in autostrada, la più divertente. Non so perché mi hai fatto passare per il centro di Budapest. Non c'è. Dimmi che non c'era il modo. Occhio che qua sono iper. Iper bastardi, vedo con le multe. Certo, però, che vabbè. Passato col giallo. Certo che uno potrebbero metterlo il segnalino degli autovelox sulla strada, comunque. Però al di là di quello, magari c'è. C'è sul navigatore. Ah sì, c'è. C'è davvero il simbolo dell'autovelox. Qual è l'autovelox? Sei tu l'autovelox? Vai, accelera come un bastardo! Tutti verso Debrecen! Vabbè, comunque non ricordo neanche più cosa stessi dicendo, però vaffanculo alla polizia. No, ecco, la cosa di prima, minchia! Stava stra in mezzo ai coglioni, l'altro era fermo, non c'era una macchina dietro, poi è apparsa. 28% di danni. No, siamo in Ungheria, ragazzi, stiamo andando verso la Bulgaria. La Repubblica Ceca sta più a nord. Forse manco l'abbiamo attraversata. Perché siamo partiti da Katowice. E da Katowice stiamo andando verso Plovdiv. Siamo a un terzo del viaggio. E ci sta. Io sono stato sui go-kart. Bello. Go-kart top. Piacerebbe tornare. Fare una gara con i go-kart. Cioè, correre con i go-kart. È meraviglioso. E camion no? Non ce l'ho! Aspetta, qua sono ampiamente entro i limiti. Non ce l'ho, l'ho dovuto vendere per risaldare i debiti. E ora ho un altro debito che ho fatto per saldare il debito precedente. Dannate banche, è così che ti incastrano. Però sì, non ho debiti. Cioè, non ho debiti, non ho camion. Tiar, cosa hai mangiato stasera? Voi devo ancora cenare. Però sì, prima avevo uno Scania. Oh mio Dio! Però ho rischiato di schiacciarti. Mi sa di sì. Ok, incidenti uno solo, ma nulla che abbia richiesto l'intervento di. Il carro attrezzi, per fortuna. Uno Scania con scritto fate la sub. È vero. È vero. Oh, sentite, se riusciamo a risaldare tutto quanto il debito oggi, magari le prossime volte che lo portiamo a Eurotruck facciamo di nuovo il camion. E le orecchiette da Shrek sul volante anche. È vero, avevo anche quelle. Mi mancano. Vabbè, sentite, ma se tipo iniziasse a piottare un attimo. Tempo fa a Bolo pioveva poco fa. Poco fa, tipo da pranzo fino a poco prima che attaccassi la live.
No, comunque, visto che siamo in Ungheria, possiamo passare per quell'autostrada che ha la parte musicale? Allora, o il pullman lì si toglie dal cazzo, o supera. Ma non puoi metterti lì e cloggare tutto quanto, zio. Passa qui. Macchina gialla. No, non macchina gialla. Ma magari potessi passare sopra le macchine, ragazzi. Sono fatte in plutonio arricchito e non funziona come la vita vera. Forse è meglio se non mi fanno passare. Forse io dovrei stare zitto quando si trattano questi argomenti. Ma perché devo ancora farla la patente, no? IRL. Togli. Oh, allora, stai andando a 70 in seconda corsia. O ti muovi o ti muovi. Non puoi andare a 75 km/h in seconda corsia. Faccia di merda. Dimmi te se devo superare a destra. Coglione. Tua moglie ti fa le corna, bastardo. E se c'hai un marito, beh, tuo marito. Accelera! C'è il limite di 103. Muoviti! Cazzo! C'è il limite di 130, dov'è? 90! Scusate. Non era. Oh, cazzo, devo uscire! Taglierò un attimino la strada, caro camion. Ha funzionato. Tearless e la road rage su Euro Truck Simulator. Tiara al volante tossico. Bello, bello. Ma che un cinquantenne italiano, io vorrei vedere tutti quanti voi al volante. Anzi, chiunque abbia una macchina lo sa che è così che funziona. Sapete qual è una delle mie attività preferite? Guardarmi le compilations di Bad Drivers of Italy insieme a Claudia. E bestemmiare dietro alla gente. Cazzo, quanto mi diverto. Al di là degli spaventi che ci prendiamo per la gente che fa dei quasi incidenti, che vabbè, legittimo. Il resto è meraviglioso. Raga, no, non ridete perché c'è un paese che si chiama Seghedino, ok? È Seged in ungherese, in magiaro, non dovrebbe farvi ridere. Dovreste essere più maturi di così. Seghedino. Dino si fa le seghe. È arancione? È rosso. Non vedo un cazzo. Ah, è rosso. Dai, non c'è nessuno per strada. Se vado va bene uguale. Posto. Vabbè, Nico, ma io lo faccio per spettacolo, no? Cioè, se io reagissi in maniera calma e pacata perché in un videogioco delle macchine creano traffico, che senso avrebbe? È giusto incazzarsi. Anzi, rende il tutto ancora più realistico. No, però seriamente, figa. Cioè, sei in autostrada, hai il limite di 130. Ma che cazzo vai a 95 in seconda corsia? Ma spostati sulla prima. E non è che lui ci stava provando a superare la macchina davanti. No! Manco quello. No, ridere a Seghedino non è spettacolo, è essere un bimbo. Ah, è andato. Ma da dove cazzo esci tu?
Cioè, ma invece che fermarsi un po' più indietro... Mamma mia! Poi ci devo spendere io i soldi, no? Cioè, era lì che mi stava guardando, tipo... Io mi giro non pensando che lui sia lì, perché... Quale persona dotata di buon senso si ferma lì? No, basta, semafori rossi, figa, che due palle. Ma non c'è nessuno, ma non puoi fare col tasto a chiamata, figa, come se fosse... Che ne so, un passaggio pedonabile, grazie. Pedonabile, pedonale, pedonabile. Beh, teoricamente è pedonabile, perché ci puoi passare sopra come pedone. Quindi è teoricamente pedonabile il paesaggio, vabbè, sto zitto, non parlo ancora. Lo so, raga, che manca ancora parecchio. Siamo a 979 km. Abbiamo fatto un terzo del viaggio. Addio, Seghedino. È stato divertente. È stato divertente segarsi in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, mio Dino, addio. Non ci possiamo più segare. Ma ehi, io dico che è ok, io non vedo l'ora di venire. Ho voglia di venire. Scusate. Io non vedo l'ora di sborrare, sarebbe stato meglio. Vabbè, sono stato troppo family friendly, perdonatemi. Grazie Aleppino per il Prime, benvenuto. Big cuoricione in chat per te. Che finezza, lo so, raga. Sono il più fine. Stavo per cadere. Te preferisci i panda rossi o quelli giganti? Non lo so. Comunque, a proposito di panda rossi, in realtà sono abbastanza carini entrambi. Però i panda rossi non sono in via di estinzione, a differenza di quelli normali, quindi ti è. No, allora, Red, il film della Disney, io non l'ho guardato. Ma sbaglio, o da quel che ho visto, intravisto, di cui non ho sentito parlare, è letteralmente tipo un film che parla delle mestruazioni? Da quel che ho capito, eh. Cioè, in realtà, il panda rosso sembra molto una sorta di metafora utilizzata per dire che lei ha avuto il suo primo ciclo. In maniera molto allegorica, esatto. Colpa mia, no? Colpa mia! Spostarsi sulla corsia libera, no! Perché io stavo entrando già. Quando entro? Dopo che finisce la corsia d'ingresso? Testa di cazzo? Cioè, non avesse avuto lo spazio per mettersi sull'altra corsia, avrei capito. Ma ce l'aveva, abbondante anche. Figa, mo ti schiaccio contro la parete, non me ne frega un cazzo. A coglione! Tecnicamente funziona così. O no, c'è la frontiera. Faccio di merda, ti riporto alla polizia. Vabbè, comunque funziona così, sì. Allora, di qua, io la skippo la frontiera.
comunque che cazzo vado avanti così, dai. Allora, sì, teoricamente se c'è una macchina che sta arrivando, controlla documenti. Speriamo non trovino le sostanze illegali che mi sono infilato su per il naso. È tutto in ordine? Perfetto, grazie mille. No, allora, il mio discorso è questo. Se sei su una, tipo una tangenziale, no? O una su un'autostrada in cui tu stai entrando. Sto cercando il modo di spiegarvelo, non è facile. Di qua. Come la stazione di Pesa? Vabbè, facciamoci pesare il veicolo. In confluenza hanno precedenza loro. Sì, vero, ma realisticamente, se tu sei da solo e vedi che uno sta già per confluire, ti sposti sulla corsia accanto. Se c'hai lo spazio per farlo. E credimi, lo spazio c'era. Non c'è Schengen tra Ungheria e Romania? Boh, apparentemente no. Com'è possibile, Daiki? Beh, in realtà alcune frontiere sono mo molto tranquille. Tipo, so che Italia-Svizzera teoricamente dovrebbe esserci il controllo dei documenti. Io l'unica volta che sono stato in Svizzera in tutta la mia vita, sia l'andata che il ritorno, non ho trovato nessuno alla dogana. Comunque sì. Lo so che per il codice della strada aveva ragione il tizio ad avere la precedenza. Nel pratico, sei un coglione se non ti sposti. Se vedi che sto già entrando in corsia e tu mi vieni contro invece che spostarti. Nessuno va a schiantarsi contro un camion per principio. Ma neanche contro un'altra macchina. E lo spazio per allargarsi con largo anticipo lo aveva. Questo era quello che sto cercando di dire. Ciao commenti di Tearless Live, lo so che in questo momento mi state prendendo a male parole perché sto facendo quanto più sbagliato di possibile si possa fare in un gioco. Lo sballava di Red come fosse la presenza del ciclo, a te parte la velocità degli assorbenti. Vedi, vedi, ti ascolta. Twitch ci ascolta. In realtà teoricamente lo fanno perché sono targettizzate le ad. Quindi... Ma che poi sono... Cioè... Vedete come ho fatto io adesso che mi sono spostato? Vedete, io non sono uno stronzo. Però in realtà le ad sono fottutamente targettizzate che paradossalmente se tu, che ne so, regolarmente quando hai il ciclo fai degli acquisti collegati ad esso, ogni 3 settimane ti mostra ad relative a prodotti per... tipo assorbenti, tamponi, coppette e quant'altro. È fatto apposta. Le pubblicità sono... Il mondo della pubblicità è qualcosa di incredibile. Non so neanche come funzioni. Solo a me non escono pubblicità di Durex. Ma è normale, Lomaz, è perché non scopi. Scusa. Mi è uscito un po' cattivo. Però è vero, cioè, nel senso... Se non guardi nessun content sesso related e tu stesso non parli di farlo e quant'altro, non ti appaiono. Lomas, tranquillo, quanti siamo in chat? 310? Con me compreso? Nessuno di noi qua dentro fa sesso. Vero amore che non facciamo sesso? Non ha risposto, chi da ci acconsente. No, comunque, cioè... Adesso sto scherzando. Però sono tipo 4-5 le... Cioè... Venite targettizzati. Poi che non sia propriamente... Che non sia propriamente accurato al 100% è un altro discorso. Però teoricamente dovrebbe funzionare così. Lomaz, non la prenda sul personale, mi scusi. Non era inteso come... Come presa in giro, come cosa. Era una effettiva constatazione. Non era per essere cattivi.
Però pensateci. Che cazzo è successo? C'è un blocco della polizia perché hanno fatto un incidente. Oh sì, io devo uscire qua, eh. Salve polizia rumena. Buon pomeriggio. Spero che vada tutto bene. Great, thank you. Buona giornata, arrivederci. Poi io non perdo la mia uscita per stare dietro a sti scemi, eh. No, comunque il discorso è. Allora, molte ad sono targettate su voi come individuo, molte invece sono targettate su di voi come parte di uno specifico gruppo. Quindi, ad esempio, quando avete fatto la registrazione a Twitch, avete segnato che il vostro sesso è maschile? Perfetto. Se avete messo sesso maschile e avete un'età compresa tra i 16 e i 25 anni, l'algoritmo pensa a me. Che cosa piace fare ai giovani? Scopare. Boh, ricordiamogli che potenzialmente rientra nel nostro target, vero? Oppure, semplicemente, molte persone che hanno questa fascia d'età e vedono Twitch e guardano questo tipo di streaming, poi vanno a guardare o consumano o acquistano prodotti direttamente legati a una determinata categoria. Ora stiamo parlando di preservativi, quindi è un pochettino incasinato. Facciamo un esempio stupido, tipo facciamo un esempio con i kiwi, no? Le persone di sesso maschile di un'età compresa tra i 16 e i 25 anni piacciono tanto i kiwi. E in particolar modo i kiwi piacciono, comunque interessano, sono parte nella sfera di interesse di persone che quotidianamente aprono Twitch, guardano canali che portano, che so, Minecraft, Euro Truck. Quindi, se tu rispetti tutti i parametri, è più facile che ti venga mostrata la pubblicità dei kiwi. I frutti, non gli uccelli. Questo è il motivo per cui ti appare. Quindi ci sta. Non è giusto così. A me non piacciono i kiwi. Ok. Però ti vengono comunque proposti. E se tu non dici mai che non ti interessa quel tipo di pubblicità, continuerà a proporterla. Meglio il kiwi uccello, ma va là, ma è un essere super pepegotto. Cioè, in realtà i kiwi sono un sacco carini. Cioè, io potessi lo terrei in casa, che poi sono piccoli. Cioè, voi vedete le immagini dei kiwi, vi aspettate degli uccelloni enormi. In realtà sono piccolini, sono dei patati i kiwi. Ne voglio uno in casa. Insieme a, che dorma insieme a Pinta e Kamar. Pensate che caruccio. Stavo per dire che magari vola e le raggiunge nei posti in cui si arrampicano, ma i kiwi non volano, quindi sto zitto. Come? No, i kiwi non sono estinti, quelli sono i dodo. I kiwi sono ancora. Ehi Siri? I kiwi sono estinti? Questo è ciò che ho trovato sul web per i kiwi sono estinti. No, il Dai kiwi. un'occhiata. Ok, stai zitta, mo. Il kiwi è stato salvato dall'estinzione. 2018. No, erano a rischio estinzione, ora non lo sono più. Pinta e Kamar che li mangiano. Ma sapete che in una delle loro bustine di cibo c'è il kiwi, se non sbaglio? No, non nelle bustine, nelle scatolette. Nelle scatolette hanno tonne kiwi tra le opzioni. Ciao Sofia. A rischio sì, estinti non lo sapevo, per quello ho chiesto. Che viaggio sto facendo? Katowice Plovdiv. Qualità. Guardate che c'è. Pinta e Kamar mangiano, buonanotte, mangiano meglio di me. Ora vado a leggervi i gusti delle bustine di umido che mangiano. Allora.
Piano. No, dammi proprio il sito loro. Della loro marca. Gatto. Allora, quelle sono le lattine. Io gli prendo le buste. Allora, nelle loro buste hanno. No, non queste buste. Questo qua. Allora, pollo. Poi, tonno e sardine è un altro gusto. Pollo, agnello e patate. Tonno e orata. Tonno e aragosta. Orata e verdure. Pollo, manzo e verdure. Tonno, palamita e surimi. Il palamita è un altro pesce. Tonno e piccoli pesci bianchi. Orata e sogliola. Tonno e aloe. Tonno e salmone. Tonno e zucca. In più, ne hanno altri per i gatti sterili. Che sono tonnetto e semi di lino, tonnetto e mirtilli, tonno e quinoa. Questi sono i gusti che io prendo a loro. Dopodiché ci sarebbero anche il cibo umido proprio in lattina, che ha, vabbè, filetti di pollo, pollo e gamberetti, pollo e salmone, pollo e tonno, pollo e prosciutto, pollo e verdure, pollo e manzo, tranci di tonno, tonno e gamberetti, tonno e piccoli pesci bianchi, tonno e aloe, tonno e manzo, tonno e formaggio, tonno e verdure. Pollo, verdure e fegato, tranci di palamita, tonnetto e prosciutto, pollo e asparagi, tonno, fagioli e alghe, tonno, agnello e patate, tonno e fegato di manzo, tonno, patate e carote, tonno, manzo e verdure, pollo e sardine, tonno e tacchino, tonno e surimi, tonno e misto mare, tonno e prosciutto, pollo e tacchino, pollo e carote, tonno e mirtilli, tonno, orata e mela, questo sembra buono, tonno e kiwi, questo qua me lo ricordavo, tonno e papaya, tonno e tè verde, al matcha. Tonno, pollo e calamari, tonno, pollo. Sì, perdono, e l'ultimo è tonno, manzo e olive. Questi qua sono i vari gusti disponibili per il. Della marca di cibo che prendo per le gatte. Guardate che sono delle viziatone incredibili. Loro mangiano solo questo. Solo questo cibo qua mangiano le scemotte. Perché se tu. Allora, se per sbaglio. Per sbaglio dovessi un giorno, che ne so, finire il cibo che loro prendono di solito, che è questo. E quindi, vabbè, ma che cazzo è? Madonna! Esagerato. Ok. Scusa, sì, no, mi sono cagato in mano anch'io, perdonatemi. Ma Avast ogni tanto parte semplicemente perché Google Chrome proprio mi appare Chrome.exe. Ma che cazzo vuoi? Ma Chrome sarà mica infestato Chrome. Ma sei scemo? Scusate per lo spavento. Torniamo a noi. Comunque sì, cioè se per sbaglio mi finiscono le buste di umido, di morbido, e quindi poi vado a. È la Natural Code. Sì, è la Natural Code. Se per sbaglio mi finiscono quelle bustine perché semplicemente sono finite. E Bukin. E non ne ho altre. E per sbaglio. E tipo, non riesco ad andare a comprarle perché non le trovo proprio vicino a casa. Devo sempre andare a trovarle in negozietti abbastanza inculati. Comunque, se le più vicine che riesco a prendere sono quelle di marche. Meno specifiche, o non le mangiano, le guardano, le annusano e se ne vanno. Mangiano solo quelle. Sono delle cazzo di viziate. E i gatti non prendono mai le carni in scatola per gatti, sono le crocchette quelle per gatti. Ci sono diversi modi in cui puoi dare da mangiare i gatti. C'è chi gli dà solo le scatolette barra bustine, c'è chi gli dà solo le crocchette, c'è chi gli dà un po' di crocchette e un po' di, che ne so, passato di verdure o un po' di quello che la gente. E per dire, la gatta della famiglia di Claudia. Se loro quella sera fanno carne, in una padellina a parte prendono un pezzettino di carne, non condito né niente, e glielo scaldano sulla piastra e se lo mangia così. Pasta e lenticchie, le mettono lì il piattino di sughetto di lenticchie. E lei se lo mangia su con un proprio minimo di pasta. Cioè,
tagliata a pezzettini minuscoli. E lei mangia così, però di base le crocchette. Io, per come sono abituato a... allora, io sono cresciuto con mio papà e la sua compagna che al gatto di famiglia lasciavano le crocchette fisse lì a disposizione, in modo tale che potesse autoregolarsi e decidere quando mangiare il gatto. Ok, sono giusto qua. E poi alla sera le davano mezza scatoletta. Tuttora lo fanno. E quindi io, siccome sono cresciuto vedendo il gatto di famiglia venir fed, cibato in questo modo, l'ho fatto anche io per le mie gatte. E stanno benissimo. Di fatto loro si arrangiano con le crocchette. Le crocchette sono fisse lì. E ogni giorno possono mangiare tutte le crocchette che vogliono. Però non si strafogano mai. Perché sono abituate sin da piccole ad avere lì un po' di crocchette e che poi la sera gli do il morbido. Fine. Fed è più nutrito. Sì, vabbè, però comunque il concetto è sempre quello, Fed in realtà è perfettamente corretto come nome. In inglese, cioè, tu non dici faccio da mangiare, cioè, non è che I serve food. È un, proprio un feed. Nutrire il cane, è proprio il verbo giusto usato. Non hai le palle di andare contro mano. Watch me. Ah! Non hai detto niente sul fatto che non avrei dovuto evitare le macchine altrui. Però sì. Futa e Mia, che sono... Vabbè, Mia è il gatto dei miei tutor, c'è anche una sua foto su Instagram. Futa è il gatto che avevano prima. No, raga, non è Futa per Futanari. Fottuti Weeaboo. Non c'entra niente, semplicemente questa gatta l'hanno trovata abbandonata a bordo strada sul passo della Futa, che è un passo di montagna in Toscana. Non c'entrano niente i Futanari. Andati Weeaboo. Subito a pensare a quello. Però sì, Futa e Mia sono sempre state cibate, nutrite in questo modo. Ho deciso di farlo anche io per Pinta e Camar. Devo dire che sono tranquillissime. Certo, poi mi fa ridere andare a casa di Claudia, della famiglia di Claudia, e vedere che, non so, le danno delle melanzane e che lei si mangi tutta la carne della melanzana e poi tipo a lato sputi fuori la buccia della melanzana. Mi fa morire quando la vedo lì che si mangia tipo pasta e fagioli. Cioè mi uccide. Mi fa troppo ridere, non so perché. Ma un gatto che mangia pasta e fagioli, pasta e lenticchie. Mi fa il ragù a spanzare. Ah, la rata della banca. In Toscana è pieno di Futanari, tier. Frate. Avevo trovato un TikTok stupido una volta. Una volta sarebbe carino fare tipo una sorta di mini reaction ai TikTok a cui ho messo like. Sarebbe imbarazzante. E c'era uno che tipo mostrava una cittadina in provincia di Avellino, mi sembra. Il nome dei quali, cioè, il nome degli abitanti di questa città, non ricordo come si chiamasse, era Futanari. Come dire, bolzanini, trentini, teatini, bolognesi, erano i Futanari. È Futani la città, magico. Patatino, povero gatto. Comunque c'è in sti giorni che Camara è impazzita. C'è una delle mie gatte che, siccome è un pochettino più fresco a Bologna, minchia, da fuori di matto. La sera, quando proprio cala anche l'umidità, da di matto. Mi rompe le balle in continuazione, mi miagola in faccia mentre cerco di dormire perché vuole le coccole. Ed è sempre stata quella meno coccolosa e piccichina delle due. Sta invecchiando. Patata, sta invecchiando e ora è una super coccolosa.
Sto andando a 110 in una strada col limite di 50. Vabbè. Oh, ma bella Radiator Springs. Life is a highway. I wanna ride it all night long. Ok, curva. Cosa carina. Io quando ero in Irlanda dormivo fisso con Pinta sopra di me, tipo all'altezza della schiena, delle chiappe, e Kamar nella cuccia che era stata messa al posto del secondo cuscino nel letto matrimoniale. Io dormivo così. Poi ci siamo trasferiti in Italia. Hanno smesso di essere così appiccichini e di andare d'accordo così tanto tra di loro, purtroppo. Si vogliono ancora bene. Oh, ups, sbagliato. Si vogliono ancora bene, ma lo danno molto meno a vedere. Chissà se torneranno mai a volersi bene. Scopo del gioco, regà, è Euro Truck. Euro Truck Simulator è un simulatore di camionisti ambientato in Europa. Questa qua è l'Europa in scala, semplicemente. Comunque sì, ci vogliono circa 30 minuti per... Cioè, ho 8 minuti... Meglio, 8 ore in game le fai in più o meno 30 minuti. Comunque si devi guidare camion in giro per l'Europa e consegnare cose. Craiova Pog. No, ma quale calendario della Canalis, cazzo, raga, la Canalis ormai è old fashioned, non ha più senso. Datemi una celebrità più attuale, tipo che ne so. Linguini di Ratatouille. Anche perché sinceramente non so bene quali siano le varie celebrità di oggi. Probabilmente saranno più... Cioè, al di là, vabbè, delle celebrità mainstream, penso che saranno principalmente TikToker. Io non ho idea. Io ogni volta che tipo apro TikTok, ogni tanto mi appaiono le clip di Twitch di TikToker famosi, famose, famose, che vengono intervistati. Cioè, io non capisco un cazzo. Ma chi cazzo è sta gente? Vai. Io sono sempre confuso. Ma che minchia è sta gente? Sono proprio fuori. No, non sono aggiornato, ragazzi. Non sono aggiornato per niente su come sia. Su come funzioni il nuovo mondo dei ciofini e di chi siano le celebrità dei ciofini di oggi. No, Cabi sembra un tipo a posto, invece. Si è creato un personaggio su una gag. Che ci sta, ma mi dà l'idea di essere una persona di quelle che se ti becchi in giro e ci fai due chiacchiere è anche gradevole chiacchierarci. Ci sono tante persone che a pelle non le sopporterei, ma proprio per niente. Non mi vengono nomi ora come ora, però ci sono tante persone che... Cioè, l'idea di doverci avere a che fare magari mi sbatte un po'. Lui per niente. Vabbè, per forza è di Torino, quindi sì. Mario, prova a refreshare, così puoi condividere il messaggio di Sam. Comunque, tanto grazie. Un bacione. Ti consideri più streamer o youtuber? Bella domanda. Sono un content creator. E poi chissà per quanto ancora rimarrò su Twitch, se ci rimango. Allora, quanto è inevitabile. Prima o poi finirò di smetterò di essere rilevante, quindi non potrò più streamare, ma... FC Stratopico, è appena uscito il video. Che cosa stupida.
stamattina un disastro per trovare tipo una sorta di logo with mouse PNG semidecente. È stato bellissimo. No, comunque, stavo dicendo. È una rotonda. È una rotonda. Allora, come ben saprete, qualche giorno fa, si parla di tipo giovedì, mercoledì, forse addirittura prima, comunque, qualche giorno fa Twitch ha annunciato che... Forse era lunedì, mi sa che era lunedì stesso, ok. Lunedì Twitch ha annunciato che tutti quanti i partner di Twitch, da quel momento in poi, avrebbero avuto la possibilità di streamare anche su altre piattaforme. Fermi tutti. Che è arrivato il campione. Grazie. Il campione, il champ. Il champ TM. Vabbè. Ciao belli. Di cosa stavo parlando, mo? Mi sono già perso. La roccia. Il fenomeno. Il campione, lo squalo. Ehi, squalo. No, squalo è improponibile. Dogana? Di nuovo? C'è la dogana tra Romania e Bulgaria. Meh. Ah no, solo stazioni di peso. Che è qua, vero? Ciao, mi stai pesando? Come funziona? Come mi pesi? Streamare su altri siti. Servizi esclusione stazioni di pesa. Non ho capito. Oddio, forse questo qua era il contrario. O cazzp, o fuckp. Ha segnato già Vlaovic, minchia. Ma è iniziata tipo 3 minuti fa la partita. Vabbè, è vero, la gente può segnare subito. Ma io c'ero la stazione di pesatura! Non me l'hai presa tu! Uno e 10, minchia. Immediato. Comunque, sì. Stavo parlando del fatto che settimana scorsa, in realtà è questa settimana qua, però era tipo lunedì, quindi nella mia testa è già settimana scorsa. Twitch ha annunciato che da quel momento in poi tutti quanti gli streamer muniti di partnership avrebbero avuto la possibilità di streamare anche su altre piattaforme con un'unica regola da tenere in mente, cioè il multistreaming non è consentito. Non è che sto esagerando con le marce. Il multistreaming non è consentito, quindi per dire io volendo potrei domani, che è domenica, ma vabbè, esempio, domani io potrei streamare su Twitch e su YouTube, purché io non faccia la diretta in contemporanea sia su Twitch che su YouTube, però posso streamare su YouTube, cosa che fino a qualche giorno fa non era consentita. Ok? Ma come non mi ero fermato? Ero fermo immobile, ragazzi. Vabbè, comunque. Lasciamo perdere. Però sì. Insomma, in gigasintesi, Twitch ha dato la possibilità a tutti quanti gli streamer, a tutti quanti i partner di Twitch di streamare anche su altre piattaforme, purché non lo facciano in contemporanea con la live su Twitch. Quindi, questa cosa qua vuol dire che se io adesso, questo pomeriggio, io avrei potuto streamare su YouTube piuttosto che su Twitch. Però, non avrei potuto streamare contemporaneamente, restreamando su due canali, Twitch e YouTube, il mio content. Ok, lo capisco, ci sta. Diciamo che loro come
giustificazione, come spiegazione nella mail che hanno mandato a tutti i partner, hanno scritto: per non rovinare l'esperienza dei viewer, in modo tale che tu abbia un'unica chat, un'unica esperienza, un'unica community attiva, che, cioè, oh, magari sono stronzo a dirlo, mi sa tanto di paraculata, nel senso che uno può tranquillamente gestire due chat se vuole. È la paraculata per dire: ciccio, non vogliamo che streami in contemporanea su un sito, tra virgolette, nostro competitor. No, togliamo le virgolette, un effettivo sito nostro competitor. Che è una cosa che capisco benissimo e ci sta, ha perfettamente senso. Però sì, non vi nascondo che io in questi giorni... Ah, su TikTok e Twitch si può fare, l'hanno detto. Non la puoi fare con i competitor diretti, quindi TikTok è usufruito da persone diverse. Dai, muoviti. TikTok lo puoi fare, Instagram live lo puoi fare, YouTube no. Vabbè, comunque, al di là di questo, anche Facebook, per dire, anche Facebook non si può. Twitch ha detto: voi volete streamare su altre piattaforme, come esempio Facebook Watch, YouTube Gaming, va bene, fatelo, nessun problema. Da oggi in poi tutto quello che c'era scritto nel contratto riguardo all'esclusività dei contenuti live non vale più, purché non lo facciate in contemporanea, ok? Finché non facciate multistream. E ripeto, a livello logico ha perfettamente senso che Twitch non voglia che la gente streami su più piattaforme contemporaneamente, perché altrimenti, insomma, è come tirarsi la zappa sui piedi da soli. Non è molto intelligente come cosa, no? Fatto sta che negli ultimi giorni, da quando hanno fatto questo annuncio, io sto davvero pensando tanto a quello che potrebbe essere il mio futuro in quanto streamer. Non tanto perché voglio smettere di streamare, quanto perché vorrei provare davvero a dare una chance a YouTube, visto che ho la possibilità di farlo senza rimetterci niente su Twitch. Perché prima magari sì, dal contratto era consentito, però nel farlo perdevi la partner. Cioè, non è che dicono non lo fare, se no ti portiamo in tribunale. Non lo fare, se no puoi perdere la partner. La partner è comoda per una miriade di motivi. Tu eri costretto. Non ero costretto perché ho firmato io il contratto, però sì, firmando un contratto di partnership, tu davi l'esclusiva dei tuoi contenuti live a Twitch, e qualsiasi contenuto portato in live su Twitch doveva rimanere solo ed esclusivamente sulla piattaforma per le 24 ore successive. E la cosa rimane ancora, quindi questa live qua, il motivo per cui la ricarico 2 giorni in ritardo è che la stacco alle 9 di oggi, quindi io teoricamente fino alle 9 di domani non la posso pubblicare su YouTube, e quindi la pubblico 2 giorni dopo, ok? Però sì, io ero costretto. Diciamo che fare una live su altre piattaforme avrebbe comportato una perdita della partnership, ma è tutto quanto scritto nel contratto. Se poi uno non se lo legge, cazzi suoi. Io me l'ho letto, lo sapevo, ho detto: beh, sai cosa? Twitch è la piattaforma migliore per il live streaming, lo faccio. Comunque, sono passati tanti anni da quando ho firmato questo accordo di partnership, e YouTube ha fatto dei netti miglioramenti, dei grandissimi miglioramenti. Mi piacerebbe provare e dare un'occhiata, ok? Mi piacerebbe vedere come funziona YouTube, come potrebbero funzionare le live su questa piattaforma, con una community sicuramente più ampia, perché, cioè, abbiamo... cioè, c'è il triplo di... ho il triplo di follower su YouTube rispetto a quanti ne abbia qua su Twitch. Quindi qualche live per provare la farò sicuro. Si vedrà. Però temo che... tempo poco e vedremo un grande esodo. Continua a non convincermi YouTube in live. In realtà è ottimo per noi creator, per il semplice fatto che Twitch ha un problemino chiamato discovery. Se tu sei uno streamer con, anche nel mio caso, con 200-300 spettatori, l'unico modo, tra virgolette, che hai per crescere è o ti boosti su piattaforme esterne a Twitch, aka YouTube, aka TikTok, oppure collabori con persone più grandi o con community in generale, il che porta conseguentemente più persone sul tuo canale. Vedi Pandora,
Pandora è l'esempio perfetto. Siamo tanti streamer, con un paio di streamer molto grossi, vedi Gianco e Fieric, i quali fanno girare tante persone nell'ambito di Pandora. E quando Pandora finisce, tutto quanto si richiude, no? Però non esiste sistema di sub tipo Twitch su YouTube. Certo che esiste. Allora, YouTube nell'ultimo annetto e mezzo è migliorato tantissimo e ha fatto un sacco di migliorie proprio perché sta puntando su questo elemento, perché ha visto che Twitch funziona tanto bene. Minchia, ci mancava l'incidente vicino all'incidente. Ha visto che funziona tanto bene, no? Quindi adesso gli abbonamenti su YouTube ci sono. Io sul mio canale non li ho attivati. Per quale motivo? Perché se volete abbonarvi da qualche parte, venite a farlo su Twitch, non fatelo su YouTube. Però c'è la possibilità di abbonarsi, c'è la possibilità di regalare le sub. Non c'è il Prime, ok, che per noi streamer sicuramente è un qualcosa di importantissimo, perché di fatto sono soldi gratis, mettiamola così. Il 99% delle persone che ha ed è in possesso di Amazon Prime non ce l'ha per abbonarsi ai canali su Twitch. Ce l'ha per le consegne rapide in un giorno? Per... I don't know. Amazon Prime Video? Prime Music? E tra le varie perk, tra le varie feature, c'è anche la possibilità di sobbarsi gratis per un mese a uno streamer. Quindi, di fatto, l'utente non spende soldi in più e a noi entrano lo stesso, a noi streamer. Perché? Perché i soldi ce li caccia Twitch, aka Amazon, perché Twitch è di proprietà di Amazon. Nella mia testa, io percepisco questa sensazione che a breve tempo, nel breve periodo, il Prime verrà un sacco depotenziato. Io non credo che molta gente farebbe la sub da entrambe le parti, sia per la questione che... Ah, no, io non parlo di fare la sub a entrambe le parti, io parlo di fare... Cioè, se devi farmi una sub e devi scegliere se farla su YouTube o su Twitch, fammela su Twitch, non in quel senso, però sì. Mi sono perso. Mi sono perso nel discorso, sì. Non so come dire. Il fatto che Twitch abbia dato la possibilità a noi streamer di... Insomma, fare live anche su altre piattaforme, secondo me... è soltanto l'inizio verso una serie di restrizioni dal punto di vista economico. In che senso? Nel senso che Twitch è in perdita. Parliamoci chiaramente. Non dico Amazon, infrastruttura Amazon, ma Twitch è abbastanza in perdita. E se ci pensate è anche abbastanza logico che lo sia. Pensate che adesso siamo quasi 800 sub, no? Di questi quasi 800, le persone che fanno la sub a pagamento sono circa 100-150. Gli altri 500-600 sono tutti quanti abbonati col Prime. E io non ho un canale con tantissime sub, ma credetemi che le proporzioni... Certo, di solito più alto è il canale, più sub a pagamento hai. Però bene o male, le proporzioni quelle sono. Quindi immaginatevi quanti soldi finiscono, escono dalle tasche di Twitch per entrare in quelle dei creator. Perché di base la sub a pagamento sono i soldi dell'utente che vengono splittati tra Twitch e lo streamer. Ok, cool. I bits, non so, per 100 bits dovete pagare 1,20€. Quindi pagate voi la tassa, l'extra che si prende Twitch, che si tiene Twitch. E poi il resto dell'altro euro va a noi. Quindi Twitch ci guadagna così, con i bits, con le sub regalate e a pagamento. Con il Prime no, sono tutti quanti soldi che Twitch sborsa direttamente. E è un modello non tanto sostenibile a lungo termine, quindi io ho la netta sensazione che questo annuncio, questo dar la possibilità a noi streamer di...
Ah, scusatemi. Lo so che è stato un momento ciccio incredibile. È stato un momento. Mi entrano i ladri in casa, ma in realtà non c'entrano i ladri. C'entra Pinta, una delle mie gatte, che da brava imbranata non sa vivere. Probabilmente c'era un migolino di polvere in giro. Lei l'ha mangiato e le è andato di traverso e quindi stava soffocando. Pinta ha dei problemi con il deglutire, ok? Li ha sempre avuti. E praticamente. Ho iniziato a sentire questo soffio nelle orecchie. Ho detto, ma strano, non viene dal PC, non viene dai pedali, non viene dal volante. Fatemi andare a vedere. Vado a vedere, c'era Pinta con la tirata, tipo. Che stava soffocando, ma sta bene. In realtà ci sono abituato. Succede quando beve di fretta o quando le va qualcosa di traverso. Quindi vai lì, prendila, le metti la testa in verticale e le massaggi il collo. E questa cosa qua la sblocca, ho visto. La sblocca tanto. Però sta bene, cioè, tranquilli. Sono abituato, però quando ho sentito il suono ho fatto un paio di test accelerando, frenando, muovendo cose. Ho detto, ok, è il gatto e sono partito. Scusate se non ho detto niente, ma... vorrei evitare che mi soffochi Pinta, no? Se posso. Comunque, che cazzo stavo dicendo prima che Eme... Tanto, ciao, bello. Arrivassi a dirmi di andare a battere, cosa che probabilmente tra qualche anno succederà e dovrò fare. Nella speranza che lo vadano a legalizzare prima. Ah, cazzo. Ci sono le elezioni tra poco. Beh, con chi verrà eletto sicuramente non legalizzeranno mai la prostituzione. Comunque, stavo dicendo. Ciao, Dewo! Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che. Sì. Ecco, di fatto Twitch col Prime. Ci perde un sacco di soldi, ok? Ed è un modello a lungo termine insostenibile. Quindi, secondo me, il fatto che ci sia stata data la possibilità di streamare su altre piattaforme, su altre piattaforme, su altre piattaforme, sia dovuto al fatto che il Prime verrà fortemente depotenziato. Poi, cosa sto facendo? Oh, cazzo. Scusa, Fra, non sapevo. Poi, che. Come verrà depotenziato? Non lo so. Non lo so. Magari proprio lo rimuovono. Magari inizialmente lo tengono solo per i partner e non per gli affiliati. Magari vanno a ridurre la percentuale di guadagno da una sub col Prime rispetto a quella attuale. Questo non ve lo so dire. Questo ancora non lo so. Fatto sta che tutto quanto questo discorso era partito da. Mi sono dimenticato. Non lo so. Ultimamente c'è così tanto drama attorno a Twitch e YouTube per come gestiscono bande le piattaforme, come gestiscono le loro piattaforme in generale, che. Minchia. È un periodo tosto. E anche io non so bene cosa fare. Perché da un lato ho streamato su Twitch per. Gli scorsi 5 sono quasi 5 anni che streamo su Twitch, praticamente. L'idea di spostarsi pesa. Perché comunque la community che si è creata qui mi piace un sacco, mi piace il vibe, la cultura dietro a Twitch, che su YouTube non è replicabile, o su Facebook Watch, come cazzo si chiamano. Però allo stesso tempo non mi sento. Sì, li ho visti, Devo. Allo stesso tempo non mi sento neanche uno streamer indispensabile per Twitch. Non so come dire, quindi, cioè, non sono una di quelle persone che se domani dovesse spostarsi da Twitch a YouTube a streamare perderebbe tutto. Ci sono tante personalità che sono nate e si sono sviluppate unicamente su Twitch. Io no. Io no. Tutto il contrario, anzi. Twitch lo faccio da tanto tempo, sì. Per tanti anni è stato la mia principale fonte di guadagno, sì. Però non sono un canale fulcro al centro di Twitch Italia. Quindi non lo so. Ho tanti dubbi ultimamente. Sicuramente farò delle. Non è, esatto, sì, anche quello. Sì, sicuramente farò delle live prova per vedere com'è. Per vedere come funziona, com'è l'infrastruttura. Per testare. Poi. Carta estone. Poi prenderò le mie decisioni. Però sì, bisognerà vedere. Considerate che al tempo. Ma che cazzo, devo uscire qua?
Fermi, scusate. No, quella dopo. Guardate che al tempo, quando ho deciso di iniziare a streamare su Twitch piuttosto che su YouTube, non avete idea di quanta merda mi sia presa dalla community di YouTube. Perché, ah, abbandoni YouTube. Certo, era visto in maniera molto più tossica, ok? Da questo punto di vista, la community era fottutamente tossica. Non voleva che... Oh no, il mio creatore di contenuti si sta spostando su Twitch, ecco, non gliene frega più niente di YouTube. Ora la gente ha capito come funzionano realmente le cose. Quindi non gliene frega più un cazzo a nessuno, ecco. Però sì, non vi nascondo che in questi giorni sto riflettendo molto sul da farsi. Perché... Cioè, per dire non... Adesso sto per dire una cosa che non è propriamente accurata al 100%, però per dire, cioè... Non sono l'equivalente di Zano per Twitch Italia. No, non sono uno dei top streamer. Che dici, cazzo, si sposta, bella botta. Sono uno qualsiasi. E uno qualsiasi se si sposta, sai, non fa troppa differenza. Per quello ci sto pensando tanto. Vedrò. Vedrò. Per ora, ripeto, il fatto è che mi piace tanto Twitch come è strutturato, come è fatto, la community che abbiamo creato, la cultura di Twitch, ma sai perché? Vai tu a spiegare a una chat di YouTube che cazzo è un pepega. Voi lo sapete tutti. Cosa vuol dire pepega? YouTube non lo sa. Cioè, tosta. Non lo so. Comunque, discorso tutto quanto incasinato per dire... Boh, ragazzi, spero di capire che cosa fare e come muovermi in futuro presto, perché mi sento molto in un limbo attualmente. Yep. Sì, guardate che YouTube si sta muovendo molto bene da quel punto di vista. Ha lavorato molto su quello che riguarda l'aspetto community. Una cosa che a me non piace di YouTube è la chat. E come è strutturata la chat. Perché... Allora, vedetela così. Prendete due live da 1000 persone, ok? Con una chat molto attiva. Arrivano in media 1000 messaggi al minuto, ok? Ogni persona scrive un messaggio. Ogni secondo, quindi... Semplifichiamoci la vita. Facciamo che in una chat con 1000 persone, in ogni secondo... Arrivano 40 messaggi, ok? Boh, perfetto. Non è mai accurato, però facciamo così. Su Twitch, tu questi 40 messaggi riesci a tenerli d'occhio perché Twitch ha una sorta di buffer. E quindi ti carica un po' di commenti alla volta, un po' di messaggi in chat alla volta e riesci a leggerli, riesci a vederli bene. Su YouTube questa cosa non c'è. Su YouTube è un flow continuo. È l'equivalente di... Ecco, un esempio perfetto. Fate colare dell'acqua attraverso un imbuto, ma da una parte l'imbuto è coperto da un fazzoletto che quindi fa scendere qualche goccia alla volta e tu riesci a vederle bene una per uno. Dall'altra parte non c'è nessun fazzoletto e scende giù così, dritto. Proprio scende tutta l'acqua e basta. Quindi tu non riesci a tenerla molto bene d'occhio. E quella è l'unica cosa su cui secondo me YouTube dovrebbe lavorare. Ci sono delle estensioni che permettono di avere questo buffer. Oh cazzo, sto per finire il carburante. Ho un'area di servizio dove? Spero presto. Però sì, Twitch ne carica un po' per volta e crea questo piccolo cuscinetto di buffer che ti permette di leggere bene tutto. Mentre YouTube non lo fa. YouTube te li sputa addosso e basta. Quindi non è l'ideale. Tant'è che se aprite la live di XQC su Twitch, che è un messaggio continuo, riuscite a leggerla. XQC è in live decine di migliaia di persone. Se aprite la live di, che ne so, PinoGamer97, che di spettatori ne fa 800, non leggete un cazzo. Proprio per questo motivo qui. Quindi va migliorato molto. Questo aspetto qua della chat. Però per il resto YouTube si sta portando abbastanza avanti. Non lo so.
Vado, si vedrà. Per ora sono su Twitch e sono contentissimo di come stanno andando le cose su Twitch. Ma proprio tanto felice. Però non mi nascondo che è qui. Ce l'ho dietro la testa che continua a chiedere. E a sapere come funziona. La mancanza di bits, ma le donazioni con soldi veri è me. Per me i bits permettono l'uso di emotes animate speciali. Questo è vero. Questo è vero. Avere la super chat. Oh, devo fare la benza. Avere la super chat non ti permette di avere le emote speciali. Però vabbè, è una piccolezza nel senso. Difetto di... Ragazzi, non lo so, cioè... Sapete cosa? Ultimamente sta diventando... C'è tanto dramma ultimamente. Un difetto di Twitch, ma non è solo di Twitch, ma anche di un po' di YouTube. Un po' in generale, un difetto delle piattaforme online, dei social, sono fottutamente poco consistent. Sono poco chiari con i ban. C'è gente che viene bannata per stronzate. E rimane bannata per tanto tempo. C'è gente che invece letteralmente tromba in live, che viene bannata per 7 giorni. Quella è una cosa. Perché? Perché ci sono esseri umani a prendere queste decisioni. E un essere umano sarà sempre... Non è una macchina che stabilisce esattamente quanti giorni devi stare bannato. È un essere umano. Se secondo un essere umano tu devi rimanere bannato per 8 mesi, tu rimani bannato 8 mesi, non ci puoi fare niente. Non lo so. Non sto parlando di ban dai canali, sto parlando di ban dei canali dalla piattaforma. Insomma, un po' così. In tutto questo, cioè, gli ultimi 20 minuti ho parlato in maniera sconclusionata, non si capisce un cazzo. Io so che quelli che stanno guardando Tierless Live in questo momento stanno dicendo: Tier, che cazzo hai detto? E l'unica cosa che ho capito in tutto ciò è che ti stava soffocando il gatto. True, quello è vero. Sta bene, tranquilli. YouTube è diventato per bambini, demotizzano per un niente. Invece sai che no, per niente. Tutti quanti i miei video sono tutti monetizzati. Tutti quanti. E credetemi che in molti, cioè, le parolacce ci sono, per bimbi non lo sono. YouTube è per bambini se ti vai a cercare il content per bambini. Così come TikTok è pieno di balletti e basta, se ti... è perché ti vai a cercare i balletti e basta. Ma non è così che funziona. YouTube è una piattaforma che nel tempo si è evoluta molto, e anzi è diventata molto più professionale, molto più matura. Ah, ci sono balletti su TikTok. Appunto. Io credo che dopo i primi 2 giorni, 3-4 giorni in cui lo utilizzavo, balletti non ne ho mai più visti. Dire che YouTube è per bambini è una stronzata, secondo me. Non è che questa cosa colpisca anche la lei, perché sennò molti streamer non credo siano interessati e vogliate spostarsi. Nah. Che poi dipende, da cosa dipende la monetizzazione? Dalle parolacce che dici? No. Dalle bestemmie che tiri. Puoi tirare le bestemmie e monetizzare i video lo stesso. Di meno? Sì. Ma tanto, cioè, noi streamer non è che guadagniamo dalle pubblicità che partono durante le live. Guadagniamo dagli abbonamenti, dalle donazioni. Sono la principale fonte di ingressi. Di introiti per quello che riguarda le live. Quindi è una stronzata quella. Secondo me non è questione di invogliati o non invogliati. Secondo me più che altro è dove ti sei creato il tuo seguito. Per dire, un Masseo che si sposta da Twitch per andare a streamare su YouTube, a meno che non firmi proprio un contratto di esclusiva con YouTube, come hanno fatto un Ludwig, per farvi capire, non ce lo vedo.
un Sykuno. No, non ce lo vedo, però perché? Perché lui si è creato molto la sua community qua. Quindi più che altro è quello che va tenuto in considerazione. Ma vaffanculo. Ci mancavano sti 400 euro di multa. Il per te diem non lo voglio vedere, sarà pieno di... E quant'altro. Tutto qua. Comunque sì, tutto qui. Cioè, io principalmente ho il pubblico su YouTube. Madonna che pelo! Quindi se mi spostassi non sarebbe neanche così tanto un... Cosa esagerata. Ah, ok, vabbè, sono le cose del gruppo di Pandora. Allora sì, ho capito. Sì, Aime, per favore, non aprire mai TikTok in live. Lo dico per il tuo bene. Tier, prendi Cell. Fermo, fammi consegnare sta roba. Aspetta, che mi muto. Mi muto il microfono. E ora vedo cosa cazzo abbiamo mandato Aime. Però mutalo davvero. What the fuck? Ma che cazzo? Ma perché? Ma la mia homepage è soltanto cani, gatti, cibo. Video di Reddit e palone. Basta, non c'è nient'altro. Palone manco troppo. Di va a giorni in realtà quello. Basta, non c'è nient'altro. Perché? Tu dovresti avere l'homepage solo Minecraft. Devo di no, per il tuo bene di no. Credimi, non ti conviene. Sono in aeroporto da 6 ore e parto tra 4. Che palle, frate, che cazzo ci fai in aeroporto così presto? Vabbè. Comunque sì, per concludere tutto quanto il discorso gigas conclusionato che ho fatto, ciao ragazzi di Tierless Live, ciao chat. Tutto questo per dire... Aiuto ultimamente a un casino e quell'annuncio di Twitch mi ha fatto dubitare della mia esistenza. Proprio sono mentalmente rannicchiato in un angolo, in una festa dove tutti quanti sono lì che festeggiano, chiacchierano. Io sono lì che penso. Perché altro non riesco a fare. Abbastanza semi-paralizzato. Fine. Comunque, stiamo a vedere come si evolverà un attimino la piattaforma perché... È il primo di tanti cambiamenti che stanno per arrivare, secondo me. Tier pizza in caso per arrivare. In che senso pizza? Pizza in casa? Me è buona la pizza fatta in casa. Cazzo, ci starebbe. Ho fame. Ho famissima. Tipo troppa. Cosa mangio stasera? Ma mi sa che si chiama il polpettone di salmone, Pog. In che paese sono in questo momento? Bulgaria! Più precisamente Plovdiv, Bulgaria. Ma madò, ma che cazzo è con i semafori rossi oggi? Ah, che culo. Thanks. Dove è segnato? Da nessuna parte. Era semplicemente la città in cui dovevo fare la consegna. Ora sono a 3 km dalla destinazione. Ti ricordi Cosenza City del 2-0? Nope. Beh, 3 anni fa. 2 anni fa. No. Mi ricordo bene però Südtirol Brescia e Südtirol Venezia. Domani gioca contro la Regina. Vabbè. Ormai.
Ok, vai. Povera Devo, no, l'ha visto. Ah, l'annuncio in cui veniva detto che... Meglio, l'annuncio che è stato fatto lunedì in cui Twitch ha detto ai partner che potevano streamare anche su altre piattaforme, purché non in contemporanea. Tutto qua. Fanculo, io spero che il sito riesca a vincere domani con la regina. Sarebbe opportuno. Ma sapete cosa sarebbe ancora più opportuno? Consegnare sto cazzo di pacco, non ce la faccio più! No, come rosso, mo. Ma frate. Vabbè, semplicemente sono andato un po' più a fondo oggi. Siamo a 0 km, siamo a letteralmente metri di distanza. Siamo partiti da Katowice e siamo a Plovdiv. E ora devo cercare una consegna da fare a Istanbul. Dritto davanti a me? Comodo. Ma come garage? Oh cazzo. Scusami, dove cazzo è? Devo tornare indietro o no? Fuck! Ok, devo capire dove cazzo sta sulla mappa io però. Vaffanculo, ho missato l'uscita. Cazzo. No, vi prego, dimmi che mi sono bloccato qua. Ok. Ah, ho sbagliato, non avevo visto l'ingresso. Che cazzo, di qua. Certo che l'hai ben messo abbastanza nascosto, se posso permettermi. No. No. Ok, allarga. Ma che bravo. Guarda, consegno ora e non ci penso più. Lavoro soddisfacente. Tutta colpa di quell'enorme incidente che abbiamo fatto. Dove cazzo eravamo? In Slovacchia? In Ungheria, non ricordo. In Ungheria mi sa che era. E si sale di livello, bene. Cosa ci facciamo trasportare? Avevo letto carichi fagioli. Ho consegne puntuali. Di solito mi pagano bene poi. Che io non consegno mai in ritardo. Consegno solo male. Ok, offerte di lavoro adesso. Lavoro dipendente.
Da Plovdiv c'è qualcosa che mi porti a Istanbul? Plovdiv, Cluj, c'è niente, mi sa. Minchia, Plovdiv, Valladolid. No, questo è folle. Ci metti una settimana? Fuori di testa. Merda, non c'è nulla che vada verso Istanbul. Craiova. Oh, sì! Qua ne abbiamo. Da Craiova ne abbiamo uno che va verso la. La Turchia. Anche qua. Budapest, no. C'è nulla che mi convenga fare. Cluj-Napoca è molto più su, quindi non ci sta. Cazzo, davvero non c'è nulla che ci connetta qui. Craiova-Istanbul? Ma è quello pagato peggio. Questo va in su. Piuttosto facciamo lui. Craiova Tekirdag. Accetta questo. Scale prefabbricate ora. E cominciamo. Dove si esce? Di qua. Perché verso la Turchia? Perché sto facendo il giga viaggio. Sono partito dal Portogallo e volevo arrivare fino alla Turchia, che è teoricamente il viaggio più lungo possibile. E l'abbiamo fatto. Allora, vi spiego qual è il problema che ho con il debito. Praticamente, mica 11 ore, vabbè, dai. In poco tempo è fatto. Praticamente, quando tu avvii il gioco, hai la possibilità di comprare un camion con cui iniziare a lavorare da. Ok, abbaianti, grazie. Con cui iniziare a lavorare da autonomo. E ti fai pagare di più in questo modo, però allo stesso tempo devi pagarti tu l'autostrada, la benzina, le spese del camion, qualora dovessero esserci riparazioni, ok. Però semplicemente fa parte della progressione del gioco diventare lavoratori autonomi e smetterla di lavorare come lavoratore dipendente con il camion che ti viene dato soltanto per quel viaggio dall'azienda, ok? Molto semplicemente. Il punto è che per prendere quel camion avevo fatto un mutuo con la banca. Il punto è che quel camion è stato distrutto mille, mila volte, 12.000 incidenti e quant'altro, e sono arrivato a un punto in cui non potevo più permettermi di tenere il camion mio di proprietà. Quindi ho venduto il. Anzi. Dovevo ripararlo o comunque dovevo pagare delle multe, qualcosa, pertanto dovevo avviare un altro mutuo. Ma per avviare quel mutuo lì, avrei dovuto prima estinguere il mutuo precedente. Quindi, di fatto, io avevo bisogno di soldi e non ne avevo più. Perciò, per fare soldi e ripagare un mutuo, ho aperto un altro mutuo e venduto il mio camion. Ora sto cercando di guadagnare abbastanza soldi per chiudere l'altro mutuo, per poi aprirne un altro e comprarmi un fottuto camion. Tutto chiaro? Non si è capito un cazzo. Ah, è un casino, ragazzi, è un casino. No, non è chiaro.
Come ve lo spiego? Allora. Problema numero uno. Ho bisogno di un camion, ma non ho soldi. Quindi cosa faccio? Apro un mutuo. Mutuo che viene ripagato giornalmente con 2000 euro al giorno. Ok, perfetto, molto buono. Punto primo risolto. Tra i vari danni che ho dovuto pagare per il camion che veniva distrutto a causa di incidenti, i danni che dovevo pagare ai datori di lavoro, comunque quelli che mi incaricavano di portare la merce da paese A a paese B, perché distruggevo la loro merce o semplicemente rinunciavo al carico e quindi devo pagare la penale, mi ritrovo senza soldi. Non posso più mantenere il camion, non posso più ripararlo. Quindi cosa faccio? Vendo il camion per fare un po' di soldi e apro un altro mutuo per estinguere quello precedente. Ora sto cercando di estinguere il secondo mutuo. Fine, tutto qua. È un disastro, lo so, raga, è un casino. Si è solo capito che hai fatto una cazzata. No, no, si chiama burocrazia. Si chiama burocrazia e le banche ti vogliono incastrare. Perché aprire un mutuo per chiudere un mutuo precedente è la ultimate Chad move che una banca possa fare. Perché letteralmente tu stai dando soldi a una persona per farteli ridare indietro. E poi sai che i soldi che hai appena dato a quella persona ti dovranno comunque tornare. E che quella persona te li dovrà comunque ridare. È la ultimate Chad move per incastrare le persone. Mettila così. Un tuo amico ha bisogno di 10 euro e glieli presti. E dici sì, però ridammeli. E lui non te li ridà. Non te li ridà. Con quei 10 euro si compra. Lo vedi che si compra, che ne so, un panino. E tu gli dici: Ciccio, guarda che con quei 10 euro sono miei. Tu me li devi. Ah, cazzo. Beh, allora mi dai altri 10 euro? E nel frattempo ti do un panino? Sì, però poi ne voglio 15. Va bene, ecco, è andata così. Comunque, torniamo a noi, torniamo al nostro magico viaggio verso la Turchia. Non so come si pronunci, sarò sincero. So che hanno voluto cambiare il nome e quindi, cioè, ora a livello internazionale non sarà più Turkey, ma sarà Turchie, proprio in turco. Perché Turkey è anche tacchino in inglese, quindi è un casino. Vi ricordate la mod di FIFA in cui aggiungevo tipo altre 100 nazionali, che c'era la Turchia che era stata tradotta in tacchino? Ecco, stesso identico problema. Che però ci sta, nel senso, ci sono tanti paesi che in contesti internazionali usano il loro endonimo e o esonimo, non lo so, non ricordo. Però per dire, Italia non rimane Italia, diventa Italy. La Germania comunque comunque è Italia ed è giusto così. La Germania è Deutschland, quindi è completamente storto. Non lo so, non mi ricordo cosa degli endonimi e degli esonimi. Volevo sembrare fico, ma non lo sono. Sto zitto. Ho rinunciato. Comunque ora sto andando in una cittadina turca di cui non so assolutamente il nome, non ve lo saprei manco pronunciare, ve lo dico. Merda, comunque quel viaggio da Plovdiv fino a Valladolid l'avrei voluto fare. Cioè, fossimo stati a inizio live, l'avrei cominciato. Non finito, ma cominciato. Sarebbe stato il top viaggio, cazzo. Prossima live di Eurotruck sarà da Istanbul a Oulu. Da Istanbul a
a Faro passando per Oulu. Onda Quadra, non ho manco un centesimo io. Quali autisti dipendenti? Vorrei essere come i ragazzi di Madò, gli Echo Smith. I wish that I could be like the cool kids. Cause all the cool kids, they seem to fit in. No, comunque è bello. Eurotruck mi era mancato, è carino perché stiamo qua, chilliamo. Fan cose. Allora, teoricamente su Eurotruck si dovrebbe dormire. Io l'ho tolta quell'impostazione perché. Cioè, non è. Non è un elemento come, che ne so, la benzina. Che devi pagare. Cioè, allora, non so se si possa togliere, però. Se ci fosse la possibilità di togliere. Il dover fare benzina. Non penso che la toglierei. Perché comunque, cioè, in qualche modo il tuo camion deve pure andare avanti. La benzina ha un costo. Il fermarsi a dormire, no. Il fermarsi a dormire non ti porta nessun vantaggio economico. Senti, però io ho pochissimi soldi, non posso avere dipendenti, mo, ragazzi. Dormire è solo un debuff. Sì, letteralmente, cioè. Io non ho ancora capito come cazzo si. Come cazzo funzioni sto gioco comunque. Quando devi rallentare. Tipo faccio la sub a rotino, sì. Cioè, se fai la sub di livello 1, teoricamente ha il rinnovo automatico questa. E quindi puoi. Cioè, tipo se fai la sub oggi il 27. Aia. Se fai la sub oggi il 27 di agosto, il 27 di settembre te la rinnova automaticamente. Però puoi sempre. Fare la sub e poi andare a selezionare sull'opzione e non rinnovare in automatico. Freni e scali, sì, è quello che faccio. Però poi mi tiene comunque i giri troppo alti. È quello che mi confonde. L'orario del gioco perché va avanti e indietro? No, non è l'orario del gioco quello che vedi, 9, 9 ore 25, 9 24. Quello è il tempo rimanente per raggiungere la meta. L'orario effettivo è quello in alto a destra nel navigatore, quindi 0 e 40. Quale distributore di caffè, ragazzi? Qua il mio camionista consuma soltanto sostanze illegali. Cioè, mangio al casumarzu. E il grauchese per rimanere sveglio. Scusi. Hello, intanto buonasera a quelli che stanno arrivando. Gli abbaianti. Sì, gli abbaianti. Io li chiamo abbaianti per meme. Ora proprio è uscito davvero. Gli abbaianti ce li ho accesi. Così sono spente, così sono le luci normali, così sono gli abbaglianti. Con gli abbaianti. Vabbè, ora sono abbaianti e basta, ok? No. Che polverina. Che polverina magica è polverina magica? Non ho bisogno, ripeto. Casumarzo e via. Come faccio ad accecare un autista dietro di me? Mica c'hanno gli occhi dietro. Non ho ancora ben capito come funzionino i giri.
Minchia, però pensate che schifo avere del Kazumatsu non refrigerato accanto a te per interi giorni. Le. Beh, sono andato a sbattere soltanto contro la rotonda. Frena col motore, non toccare i freni, cosa? Cioè, lascio andare il camion. Non penso che funzioni, non penso sia una cosa ideale. Ciccio. Ti mettevi sulla corsia giusta sin dall'inizio, cacapalle. Cioè, cosa vuol dire? Ha sbagliato corsia il pirla. Il camion ha un freno motore abbastanza forte. Non penso che sia così sofisticato sto gioco. Cioè, il freno, il cambio. Cioè, io non ho la manopola del cambio, però vabbè. Scopro cose nuove su come funzionano i camion. Peccato che non riguardino il gioco. Il gioco ha letteralmente accelera, frena, frizione. Basta. Rotonda al contrario. Rotonda al contrario. Sono tosto. Sono un tipo tosto. Oh no, controllo del peso. Questa volta prendimelo però il controllo del peso. Puoi chiedermi l'autografo? Sì, volentieri. Primo evento di persona. Vi firmo tutto quello che volete. Altro vicino alla frontiera. Come un vero Chad. Adesso mi dice che i documenti non ho la data aggiornata nei documenti, quindi è che posso andare a fottermi nel culo. Ingresso negato. C'è il freno motore, davvero? Però mi sa che dovrei premere un tasto sulla tastiera che sia scomodissimo. Ma io non lo mangerei e basta, Henry. So che è una. Che è tradizione. Mi fa schifo l'idea. No thanks. Basta che scalo le marce. Boh. E comunque si sminchiano i giri. Ve lo dico, cioè se scendo. A volte mi basta scendere tipo che ne so, dalla decima marcia alla settima. Mi si sminchiano i giri. Un'altra frontiera? Perché un'altra frontiera? Ma di base cos'è il casumarzo? È un formaggio che viene lasciato. Adesso non saprei dirti bene la parola, però viene lasciato stagionare per parecchio tempo, nel quale ci mettono dei vermi particolari che gli danno un sapore particolare. Non so bene come funzioni. È un po' tipo il gorgonzola con la muffa. Ok, però. Sono incastrato. Però con i vermetti dentro. Sì, il formaggio sardo. Ma in Alto Adige abbiamo una cosa simile. Ma come controllo hai la GX? È la Madonna. Abbiamo una cosa simile. Che è il Grauchese. Larve di mosca, ancora peggio. Madonna, spiegato così, Garfield gatto grassoccio fa proprio schifo. A me. Fa venire abbastanza la volta a stomaco. Poi magari me lo fanno assaggiare a mia insaputa ed è la cosa più buona del mondo, mi piace un sacco.
Però teoricamente non è. Penso non sia manco tipo legale, non so come dirvelo. Ups, sorry. Cosa mi significa la fobia del formaggio? Anche il mio corpo ha la fobia del formaggio. Vorrei non averla, ma pure il mio corpo ce l'ha. Valico di frontiera, ma dove? Ma ancora tra Romania e Bulgaria? Non eravamo già in Bulgaria. Tu Turofobia, questa mi è nuova, mai sentita. È legale da vendere, ma si può mangiare. Tipo la marijuana. È illegale venderla, ma puoi coltivartela. Fino a un tot, mi pare. Avevo letto mangiare. Vabbè, sono scemo. Allora no, non è tipo la marijuana. Quello no. Sì, la mappa del gioco è basata sul mondo reale. Ah, ecco perché mi è venuto in mente il Casumarzu, perché... Cioè, c'è in chat il Casumarzu, Pog. Fottuto subconscio. La mappa del gioco si sì, è basata sul mondo reale, ma non è in scala 1 a 1, ovviamente è in scala tipo... Penso 1-100. Che per ogni chilometro che fai qua sono 100 nella vita reale. Quindi è tutto quanto ovviamente molto ridotto, molto piccolino, anche se passi a Bologna. Come città, non c'è Bologna davvero. Bolzano neanche esiste. È tristissimo, ma su sta mappa Bolzano non c'è. Dove siamo diretti? In Turchia. Non saprei dirvi dove esattamente in Turchia, non ricordo dove, ma siamo diretti verso la Turchia. Siamo in Bulgaria. Appena entrati in Bulgaria dalla Romania. È vero che ci hanno fatto fare un giro del cazzo in Romania, tipo ci hanno fatto risalire per poi scendere, non so come mai sta roba. Invece che scendere diretti, però. Grazie Teto per il sesto, un bacione. Big cuoricione in chat per te. Thank you, thank you, thank you. Bolzano, si dove ti muovi soltanto dentro la città di Bolzano. E dintorni. Però lo voglio mappato in scala 1 a 1. Così vado a suonare col clacson sotto casa di mia mamma. Proprio mamma! Allora! Dia quello scemo di Raul che se non scende se lo salgo su io gli tiro uno scappellotto. Oh! Sarebbe il mio divertimento. Il simulatore di rider di Glovo, cazzo. Top idea per un gioco, Ele. No, chi è Raul? È mio fratello, Raul. Raul è mio fratello. Ed è il suo nome quello vero. Non è un nome finto tipo Claudia. No!
È successo. Fino a Pleven. Mi sa che ci porta avanti a livello di mappa. Cazzo. Sì, dai, più o meno, eravamo a questa altezza qua. Ecco, noi stiamo andando a Tekirdag. Qui. Il mio obiettivo era andare a Istanbul. Se poi troviamo un Tekirdag Istanbul, tanto meglio. Però. Ah. Tanto paga. Paga l'azienda, no? Allora. Mi è venuto addosso il guardrail, datore di lavoro. Sorry, fra. Non è colpa mia. Però vorrei vedere la mappa. Succede, nel senso, se non fanno attenzione i guardrail, non è colpa mia. Guardiamo il lato positivo, non si è danneggiato l'interno del rimorchio. Che poi mi ricordo male, oppure lei avevi detto il vero nome di Claudia. Allora, in realtà ho detto più di una volta che il suo vero nome sia Isabella. Ma anche quello lì era un bait, non è veramente il suo nome. Però sì. Due volte mi è capitato. Soprattutto i primi tempi in cui stavamo assieme. Ma no, comunque Raul si chiama davvero Raul. Cioè non è un meme mo quello di Raul. No, no, bravissimo. No, no, ma un paio di volte l'ho detto quello vero. L'ultima volta è successo un annetto fa, un annetto e qualcosa fa. Mi ero trasferito da poco in sta casa. Te la faresti mai il camionista a livelli dello traccio tipo trattare carica dalla Bulgaria alla Spagna per giorni? Realisticamente? No, troppo pesante come lavoro. Cioè, non credo che avrei mai le palle di fare un lavoro simile. Comunque, uno ti spezza fisicamente. Sei seduto in macchina tutto il giorno per tanti giorni. Un attimo, mi stava scivolando via tutto. Stai seduto tanto tempo in macchina. Guidi per tantissime ore. Stai lontano dalla famiglia per tanto tempo che. Insomma. Dovessi avere figli un domani, mi dispiacerebbe. Non credo che ce la farei. Togliamo il fatto che non abbia manco la patente del motorino. Questo è un altro discorso. Però sì, non credo che ce la farei. Che deal or no deal? Giri il mondo? Beh. Però non è che giri proprio, cioè non è che visiti posti. Tu parti da Bologna, fai la tua parte che penso che per tratte tanto lunghe non le facciano. Cioè, una tratta così lunga, tipo Plovdiv-Valladolid, dubito la faccia un solo autista. Credo che si diano il cambio a una certa. Cioè, proprio uno sganci e poi torni indietro, perché comunque poi devi anche tornarci col camion a casa. Ma metti anche che fai il lavoro da dipendente, come sto facendo io in questo momento, che parti da punto A e arrivi a punto B. Non è che hai tanto tempo per visitare il mondo. Tu guidi, lo vedi girando, sì, lo vedi passando, ma. It gets old real soon, cioè nel senso. Diventa la normalità molto presto, e dopo un po' neanche ci fai caso.
Il bello di viaggiare è che o lo fai proprio come turista, cioè, ma anche tipo come lo fa il Balini, o lo fai come il Balini che lo fa anche per lavoro, però anche lui, però lo fa in maniera un po' diversa da come lo fa un camionista. Però in quanto camionista, il viaggiare, visitare, passare per posti nuovi, magari è interessante la prima volta che passi, che ne so, oh cazzo, la prima volta che passo sui Pirenei, figata, finisce lì. Non so come spiegarvelo. Dopo un po' non ci fai neanche più tanto attenzione. Puoi farlo con le sonde, sono 8 ore che puoi fare al massimo ogni giorno e 8 ore che puoi fare di fila. Quello sì. Ma anche tipo, se pensi agli autisti degli autobus, devono fermarsi ogni tipo 3-4 ore. Comunque sì, non ce la farei mai. È un lavoro pesantissimo, sei sempre per strada, sei lontano dalla famiglia, dagli amici. Pesa. Già per dire un camionista che fa tratte più brevi, tipo fai un Bologna-Milano, fai anche 2 volte al giorno, ma è guidare. È solo che diventa palloso a lungo termine, ma lo fai. Fare una tratta lunga lunga. No. Cioè, finché sei in range che puoi tornare a casa per dormire la sera, ci sta. Così io personalmente non ce la farei. Infatti, non è la prima volta che lo tiro fuori, ma mi piace farlo ogni tanto. Sotto il video delle palle, quello in cui dicevo che da bambino pensavo che noi persone di sesso maschile abbiamo 3 palle, di cui una è il glande che di notte si girano tra di loro. Questo era quello che pensavo da bambino, ok? In quel video lì mi è arrivato un commento una volta che diceva tipo: ah, guarda questi coglioni di influencer che giocano a fare i camionisti, ma poi non si abbassano a fare davvero i camionisti. E lì la mia risposta è stata: Ciccio, abbassarsi? Ma sei scemo? È un lavoro tosto, è un lavoro pesantissimo. Hanno il mio più grande rispetto i camionisti, è un lavoro che io non potrei mai fare, e sì. Lo faccio sotto forma di videogioco perché è obiettivamente divertente oltre che rilassante. Però, cioè, tu sei uno stronzo che lo vedi come un lavoro più basso, come se fosse un lavoro di serie B. Già il fatto che tu veda la presenza di lavori di serie B ti rende un po' un pezzo di merda ai miei occhi, però, hey. Però sì, non è che non mi abbasserei a fare un lavoro del genere perché lo ritengo inferiore, ma anzi tutto il contrario, perché lo ritengo molto più tosto. Se invece con abbassarsi intendeva dire fare un lavoro fisico, quello non avrei alcun tipo di problemi a farlo. Ho avuto la fortuna di fare questo lavoro qui che mi permette di giocare ai videogiochi col culo sulla sedia. Buono! Top, cazzo! Finché mi diverto, finché va bene, perché non dovrei? Domani farò quello che c'è da fare. C'è da fare il magazziniere, c'è da fare il netturbino. C'è da fare un lavoro d'ufficio. Oh, io faccio tutto, eh. Mai avuto problemi di nessun tipo. Ci sono delle cose che non farei mai, tipo lavorare a contatto stretto con le rane. Ecco, quello no. Ciao Lilitio! Grazie per il 46esimo, bentornata cara, un bacione. Novabz continua a non capire come funziona l'anniversario di Twitch. Ogni volta condivido questo coso 2 volte al mese. Pogger, se uno è il giorno effettivo, l'altro è quando la fai. Cosa vuol dire? Non lo so. Però letteralmente l'anniversario semplicemente è il giorno del mese in cui per la prima volta ti sei abbonata. L'altro è la resub. Ci pensi a guida Michelin? La guida Michelin. Era una guida per camionisti, era una guida di ristoranti, parlati, mi camionista ha dato il lavoro a cracco. Indirettamente sdi, cioè nel senso. Però sì, era nata come quello. Vabbè, è diventata una cosa di alta classe perché. Oh, voi scherzate, ma guardate che i camionisti vanno spesso a mangiare in dei posti super zozzi. Cioè, se voi siete tipo
in strade un pochettino secondarie. E vi avvicinate a una trattoria che ha il parcheggio enorme ed è piena di camion. Fermatevi lì a mangiare. 100-100 mangi bene. Mi piace il mio lavoro, sì. Cioè, non lo cambierei per nessun altro lavoro al mondo. Sono proprio... Cioè, è un lavoro che mi piace, cazzo. Posso davvero fare quello che da boccia era il mio hobby. Cioè, quando ero alle superiori, io caricavo video per divertimento e non pensavo che sarebbe mai potuto diventare il mio lavoro e soprattutto non pensavo che dopo 10 anni sarei potuto essere ancora qui a creare content online. Al tempo manco era un lavoro. Forse erano tipo... un centinaio le persone che potevano vivere tramite YouTube quando ho iniziato a caricare video. No, dio, il 2012 no. Forse nel 2012 ce n'erano un centinaio in Italia, ma neanche, secondo me, di meno. Però sì, son contentissimo di poter fare questo lavoro qua e dato, non lo cambierei con nient'altro al mondo. Ho la libertà di lavorare con i miei tempi. Di non solo lavorare in un settore che mi piace, cioè quello dell'intrattenimento legato al mondo dei videogiochi, ma poter avere decisioni su cosa fare. Di fatto sono l'unico che prende decisioni su cosa faccio e cosa no. Tranne nel content sponsorizzato, in quel caso ovviamente c'è anche la compagnia che stai sponsorizzando, che ha voce in capitolo, ma spesso ce l'ha soltanto per il contenuto relativo alla parte di sponsorizzazione e basta. O poi ci sono stati dei casi in cui magari avevo preparato la sponsorizzazione legata a un certo tipo di video e mi hanno detto no, quel video lì non mi va bene. Il gioco va bene, ma il video no, quindi per favore vedi di cambiare. Esempio, mi era capitato che io avessi registrato un video di BitLife con l'intenzione di infilarci dentro una sponsor per non vi dico chi. E io tipo, gli presento la sponsor e mi chiedono, ok, su cosa sarà il video? Sarà su questo. Il video è già pronto, mandacelo, glielo mando. No, non va bene. Quindi che famo? Trovo una soluzione. Questo il giorno prima, letteralmente. Ho rifatto il video. Ho rifatto il video al volo, l'ho mandato a Surmacchio che l'ha evitato Super Speedy. Evitato, editato Super Speedy e poi ho pubblicato quello nuovo. Oh, però ci sta. Nel senso, se io ti pago per sponsorizzare il mio prodotto, voglio che venga fatto nel contesto giusto, non trovo sbagliato. No, non dico vaffanculo, lo trovo giusto, nel senso, cioè se io in maniera stupida, cioè Surmacchio viene pagato per i video che edita, no? Sì, giustamente. Se Surmacchio mi edita un video male, io glielo dico. Non è che gli dico, oh, pezzo di merda, ma che merda di lavoro hai fatto, coglione. E gli mando uno scappellotto virtuale, faccio, guarda, Surmacchio, ci sono delle cose da modificare nel video, cambiamole, perché è... Ti sto pagando per fare il lavoro che ti chiedo io. Quindi, se... Se io ti sto dando 2000 soldi... Io ti sto dando 2000 soldi perché voglio che sponsorizzi, che ne so, la mia linea di mutande... Testa di cazzo. Io. Questa volta ce l'ho con me stesso, che non stavo guardando la strada. E ora fuga! Fuga prima che arrivi la polizia! Comunque sì, cioè se io, che ne so, produco mutande, non so, io ti sto pagando per parlare delle mie mutande. Nel tuo video, voglio che tu lo faccia in un certo modo. Un conto è se te le mando per fare una recensione, lì penso che tu sia libero di dire effettivamente quello che pensi sul mio prodotto. Un conto è se ti sto, come dire, pagando e voglio che... Cioè, non sto dicendo che non devi esprimere un giudizio corretto. Sto dicendo che voglio che il prodotto
mio prodotto sia inserito in un contesto che lo ritengo, che io ritengo adatto al contesto stesso. Che vuol dire POG, vuol dire oh, oh figo, bello. Stratopico. Non so neanche come sia partita questa cosa qua. Mi sono dimenticato. Vabbè, non è importante. Ciao, tutto dritto. Rifiuti mai collab? Sì, l'ho fatto. Aspetta, collab con altri streamer o collab con aziende? Ho fatto entrambi. Aziende? Sì. Ne ho rifiutate un paio perché non avevano nulla a che fare con il canale. Ne ho rifiutate un paio perché semplicemente non era abbastanza quanto offrivano. Cioè, di recente mi era anche stata fatta uno fatta mi era stata fatta una proposta che a me, quando l'ho ricevuto, ho detto cazzo, figata. Poi mi hanno detto quanto avrebbero offerto, ho detto no, assolutamente no, perché per quello che mi chiedi di fare, quella fee è troppo bassa. Ne ho rifiutate alcune perché il prodotto in sé per sé non mi convinceva, per quanto legato magari al canale. Non lo so, mi puzza un pochettino. Non credo sia il migliore dei prodotti in circolazione. Oppure ancora ogni tanto arrivano quelle offerte per... Ah! Ti possiamo mandare questa cosa qua, questo microfono, questa tastiera, e ogni volta li prendo in considerazione e cerco di capire se sono un potenziale upgrade rispetto a quello che già uso oppure no. Tanto grazie, Thunder. Grazie, Paggio. Thank you very much. Grazie per il Prime. Comunque sì, sponsor non rifiutate in tutta la mia vita credo una decina. Però considerate che adesso sono sotto una agency, no? Quindi ci sono delle persone che lavorano per l'agenzia di talent di cui io faccio parte. Ci sono delle persone che lo fanno come tramite. Quindi, tipo, TR tranquillo, ci occupiamo noi della comunicazione con l'azienda. Semplicemente una percentuale di quello che guadagni finisce a noi come agency. Ma è giusto. È lavoro che non devo fare io, tra virgolette, in cambio di una percentuale. Ma ragazzi, è corretto, è così che funziona. Il network. Né, è diverso il network dall'agency. Dove? Qui? No, Jacopo, non penso. Non penso che tolgano il Prime. Non subito. Qual è la differenza? Allora, il net... Di solito con network, grazie Arian Polo. Di solito con network fai riferimento a... come dire? Allora, quando parli di network fai riferimento a quella compagnia che si occupa di YouTube. Agency invece è proprio quella compagnia che prende e ti... Allora, io faccio parte di sia una agency che di un network. Il network si occupa di tutto quello che riguarda il mio canale YouTube, quindi controllare il mio canale, cercare di sviluppare eventuali strategie per far crescere il canale stesso, eventuali rapporti diretti con YouTube, sono cose che il network può fare. Aiutarmi a trovare collaborazioni, per dire, io ho in mente un format di FIFA, molto carino,
ho parlato con quelli del mio network, proprio con persone all'interno del network che lavorano per il network, non altri YouTuber, e gli faccio: ma guarda, io avrei quest'idea. Mi fa: ma secondo me per quest'idea potresti provare a sentire persone X e Y, se vuoi ti ci metto in contatto. Ups, sono contromano. Molto semplicemente. Poi, se è realizzata, non ancora, a sto punto la tengo per più avanti, però questo fa. La agency invece contatta le aziende e comunica comunque con le aziende che contattano magari direttamente me per decidere se collaborare o meno. Tutto qua. Questo qua la legge la differenza. Poi, teoricamente, cioè, management e network sono due cose diverse comunque. Bene. Intanto grazie Firestorm per il secondo, bentornato. Comunque, per tornare, allora, rispondo al volo alla domanda di Mattia. TR, come hai conosciuto Eren? Era il lontano 2013. Al tempo, il miglior modo per spammarsi i video, quando avevi tipo zero iscritti, zero visual, era cercare dei gruppi Facebook di spam a tema, ok? Quindi, o comunque dei gruppi a tema, perciò tipo c'era il gruppo in cui si parlava di Minecraft, in cui potevi tranquillamente postare i tuoi video. Diventava uno spam di video di YouTube di Minecraft, di gente con un iscritto, due iscritti, tre iscritti. L'ho conosciuto così. Semplicemente un giorno Simo ha postato esatto, una sorta di Reddit. Un giorno Simo ha postato il suo primo video della Vanilla. Ho detto: cazzo, questo è bravo. Mi piace un sacco come lavora, come si pone, poi ve lo dico, cioè, io sì, ero un boccia al tempo perché avevo tipo 15 anni, però sono sempre stato abbastanza maturo, la maggior parte delle persone che caricavano video erano bocci di 11, quindi non mi andava di collaborare con un bambino di 11 anni, preferivo lavorare con qualcuno più o meno mio coetaneo, non sapevo quanti anni avesse Simo. Come servizi esclusione e stazione di Pesa? Ma di nuovo? Ma è dopo? Non ce li ho più purtroppo quei gruppi Facebook, no. Ma testa di cazzo, ma non vedi che stavo passando? Vabbè, comunque. Simo l'ho conosciuto così. Ok. Simo ha postato un suo video e ha detto: cazzo, questo è bravo. Questo è anche un pochettino più adulto rispetto agli altri. Ok. Il tuo requisito non è requisito. Vabbè, fottiti, io me ne vado lo stesso. Mi hai fatto entrare tu? Io le ritiro diritto. Comunque, sì, no, Simo l'ho conosciuto così. Eravamo entrambi in un gruppo di spam di fatto di video di Minecraft. Simo l'aveva caricato, l'ho visto. Ho detto: cazzo, questo sembra bravo. Allora gli ho scritto in privato per dirgli: ehi, ti va di registrare qualcosa insieme? E lui mi fa: ok, siamo più o meno coetanei, pensava lui. Di solito mi scrivono soltanto dei 13enni, 14enni, 15enni. Quindi, te che sei più o meno mio coetaneo, ci sta a collaborare con te. Non è vero? Ero un 16enne anch'io. L'ho ingannato grazie alla barba. E così ci siamo conosciuti. Amy invece tramite altre persone. Io di fatto, la prima persona che ho conosciuto di quelli che con cui collaboro ancora, ho conosciuto Simo e da Simo si sono aperte mille strade, perché Simo crescendo ha cominciato a collaborare con altre persone. Queste persone hanno iniziato a, magari collaboravano già con altre con cui si conoscevano. E quindi si incrociano un po' i gruppi, bene o male,
di quelli che facevano Minecraft nel 2015-16, bene o male ci conosciamo un po' tutti a vicenda. Hai avuto almeno un incrocio una volta o eri a una o due persone di distanza? Nel senso che Emer era amico di Tano? Tano era amico di una persona che ha lavorato con. Che aveva collaborato con Simo. Quindi chiedevo a Simo di parlare con questa persona e di farmi dare il numero di Tano. Avessi potuto lavorare con Tano, con Eme. Così che funziona. Tutto, tra virgolette, passaparola. Dani, ragazzi, è in vacanza. Dani è in vacanza, tranquilli. Torna a settembre. Ci ho parlato un paio di settimane fa. Che poi, quando ho degli amici in vacanza, non vado. A parte che io già di base sono uno di quelli che scrive poco alle persone per sapere: ehi, ciao, come stai? Piuttosto ci becchiamo in giro e parliamo in giro. Non sono uno che messaggia tanto, anzi, non lo sopporto messaggiare. Però sì, Dani l'ho sentito un paio di settimane fa, è in vacanza, torna a settembre. Fieri, stesso discorso, ragazzi. Ho detto, l'unica persona che ho conosciuto in maniera particolare. Oh no, guasto al motore. L'unica persona che ho conosciuto in maniera diversa dal "ah, ma è amico di X". Porca troia. Quella è Simo. Dov'è? Beh, il più vicino è qua a Tekirdag. A sto punto tiriamo dritto così. Ma come urto? Manco mi ha sferato, vabbè. Comunque. Madonna, oggi sto ramblando un sacco. Cioè, sto parlando, ma sto quasi più straparlando che parlando. Cioè, inizio i discorsi, ma mi incarto subito e mi ci fermo lì sopra tantissimo. Basta, raga, avete rotto i coglioni. Vi ho appena detto che l'unica persona che ho conosciuto senza connessioni esterne è stata Simo. Vaffanculo. Ah, vuol dire che gli altri li ho conosciuti con connessioni esterne. Fieric l'ho conosciuto perché? Perché l'ha conosciuto da. Django come l'ho conosciuto? Su Pandora. Pandora perché ci sono? Perché mi ci ha invitato Nova? Perché mi ha invitato Nova? Perché l'ho conosciuto tramite Eme. Come ho conosciuto Eme? L'ho conosciuto tramite l'UHC. Perché era in un UHC? Perché è stato invitato? Perché conosceva Metano. Chi è che conosceva Metano? Non ricordo, in realtà era nella prima UHC, quindi lo conosceva qualcun altro. Ragazzi, è così, basta. Cioè, nel senso, anche la persona più recente che vi possa venire in mente, di base, è arrivata tramite una connessione comune. Fine. Tutto qua. Vabbè, comunque. No, prima Jacopo mi ha chiesto se è vero che dal 1° settembre toglieranno il Prime. No, perché altrimenti lo avremmo già saputo. Si tratta tra 4 giorni. Sarebbe da folli per Twitch togliere il Prime con così poco preavviso per noi streamer. Ma ciò non toglie che, secondo me, gli avvisi. Ah, tutto aperto? Pokers. L'annuncio che hanno fatto lunedì scorso, quindi quello che dice Fra, ora puoi streamare anche su altre piattaforme, pure se hai la partner, è il primo scalino verso un ridimensionamento di Twitch. Ok, quindi non tolgono il Prime, non nell'immediato, a lungo termine secondo me lo faranno, per ora magari lo depotenziano e basta, quindi vanno a, che ne so. Sta morendo il camion comunque. Vanno a, che cazzo ne so, a rimuovere la possibilità di abbonarsi col Prime ai canali senza la partner. Vanno a rimuovere. Vanno a ridurre la percentuale di denaro guadagnato dal Prime. Cose di questo tipo. Però chi lo sa quanto immediata sarà questa cosa. La prima UHC forse c'è di Perere. No, in realtà l'ho organizzata io insieme a Simo. Quindi, cioè, è stata possibile con nomi così alti,
per il tempo, perché comunque c'era la gente che è tipo pezzo 96. Cioè, ha partecipato a quella UHC solo ed esclusivamente perché c'era Sibo, ma così come tanti altri. Poi mi ricordo che Pezzo l'aveva espressamente detto, motivo per cui era finito in team con Sibo. Ma anche Sibo giustamente fa: siamo i due canali più grandi. Oh, se ci scappa la collaborazione, a me schifo non fa. Ed è giusto. Comunque sì. Vaffanculo. Non è. Allora, non ho partecipato. La mia partecipazione non era dovuta dalla presenza di Simo, ma la partecipazione di altre persone sì. Perché anche tipo un tech, se non ci fosse stato Simo, dubito che mi avrebbe detto sì, ok, partecipo. Perché al tempo io avevo tipo 2000 iscritti, tech ne aveva 40.000. Se non avevo nomi importanti da presentargli e dire, ehi, guarda, parteciperanno persone X, Y e Z. Tech dice: no, non perdo tempo con te, stronzo. Picchia, ho la lentezza. La lentezza perché ci si è rotta la macchina del camion. Dobbiamo farci tutta quanta l'autostrada a 60 all'ora. Non uno in più, non uno in meno. Quanto sto andando a zigzag. Aiuto. Avevo letto Venice, invece era Ienice. Non so come premo, almeno non nell'immediato, anche perché a settembre non aumentano il prezzo. Piano. Qua stiamo parlando di Amazon Prime. Io parlavo di Prime Gaming. Togliere il Prime da Twitch. Grazie Missioni per il 14°, un bacione bello. Thank you very much. Big Tearless Loves. No, aumentano il prezzo di Amazon Prime in Italia, che posso dirlo? Ci sta. Oh, eravamo uno degli ultimi paesi che aveva ancora il Prime a 36. Io in Irlanda lo pagavo tipo 60-70 all'anno. Che poi, cioè, ve lo dico, 60 euro sembrano tanti. Ma sono 5 euro al mese. Invece che 3. Non è una grandissima differenza, eh. Ovvio che dire, ah, passiamo da 36 a 60, dici, cazzo, è quasi raddoppiato, ma sei scemo. Però guardi, passi da 3 a 5, che sì, è sempre raddoppiato, però mensilmente. Per avere tutto quello che Amazon ti dà, ci sta. Però mi devono mettere le partite come in Francia. Le partite di cosa? La Champions già c'è. No! Porca troia, davvero mi sono ribaltato qui. Ma infatti per quello dico che 60 euro è un costo onesto. Olio di gomito. Ma sì, chiami una decina di persone e via. Potrei gentilmente vedere la mappa? Thank you. Tanto è qua dietro, letteralmente a 1 km. Non mi metto a riparare il camion per 1 km di strada. Ho visto tagliatelle, ho visto. Sono ufficialmente un milionario. Ah, non è qua. In Francia la Ligana è su Amazon. Ah, perché la Ligana avrà stretto l'accordo su Amazon. Non dipende da Amazon, dipende da Lega Serie A. Che vuol dire? Comunque sì.
Vedremo come si evolve la piattaforma nei mesi a venire. Vedremo. Sarà interessante vederlo perché, ripeto, ultimamente è in continua evoluzione, continui cambiamenti, continuo a stringere un po' da tutti i punti di vista. Eh sì, si vedrà, si vedrà. Che siamo partiti in sesta. Dai, 3-2-1. Invio. Vai sul sicuro. Non te la parcheggio come si deve perché non sono capace. Oh cazzo, sono completamente sballato. Su YouTube nettamente, ma ragazzi, cioè, ma non è questione di dove pensi di averlo, è un dato di fatto. Guardate le visual che si fanno su YouTube e guardate gli spettatori che ho qui. Ti parcheggia. Ok. Ottimo lavoro, grazie amico. Quanto mi paghi? Beh, oh. Oh, 14.000 lo accetto. Scemo. Lavoro dipendente, ti prego, dimmi che c'è qualcosa che da qua mi porta a Istanbul. Destinazione. Bucarest è la più vicina. Non arriverò mai a Istanbul, vero? Invece sì, c'è! Accetta questo. 13 tonnellate di lana di pecora. Ok. Grazie, tagliatelle al ragù, buon uomo, un bacione. Quasi un anno, domani finisco le vacanze, comunque penso potrebbe funzionare un... Ehi! Non si parla di queste cose in queste live. Comunque un bacione bello. Thank you, thank you, thank you. E grazie Samu per il quarto, bentornato. Prova a dire lana al contrario. Lana al contrario. Fatto. L'ho detto. Da un certo punto di vista sì, Thunder, dall'altro boh, ma ripeto per quello che voglio testare. Puoi giocarlo anche con la tastiera, volendo. Comunque sì, cioè, credo che ci sia anche per PlayStation, quindi già per PS4, PS5 vuol dire che potete chiaramente giocarlo col padrone. Quanto manca la meta finale? Ma in realtà abbiamo già consegnato il pacco per la Turchia. Ora sto andando a Istanbul, che è il punto più orientale che ci sia su Euro Truck Simulator. Esiste solo su PC? Premi X per dubitare. Sono convinto che sia presente per un altro. Per un altro. Forse mi sbaglio. Forse davvero mi sbaglio. Ma lo sta convinto ci fosse. Ciao Tia, sono appena arrivato a vedere dove sono. Io sono a Bologna. In gioco sono in Turchia, a Tekirdag. Sto andando verso Istanbul.
Figa come piotta sto camion. Thunder, posso fare la stessa cosa anche con YouTube. Semplicemente le ricarichi visibili soltanto su Tierless Live. Non cambia assolutamente niente. Da dove sono partito? Allora, oggi sono partito da la Polonia. Per questa live, in questa live. Però di base il mio viaggio era partito dal Portogallo. Camionisti guadagnano, ma è un lavoro pesante. Infatti, cioè, facessi un camionista che fa lunghe tratte, io penso che più di una al mese non la farei. Faccio pagare bene, poi sto a casa il resto del tempo. Però comunque è pesantissimo. Perché dovremmo alzare un polverone sui giochi Pokémon? Nuovi? Che c'hanno di male? E non ditemi la grafica, perché sappiamo tutti quanti che quella è e quella ci dobbiamo tenere. Stai benissimo anche. Dipende quanto lunghe sono le tratte, ovvio. Secondo me, con Scarlatto e Violetto hanno fatto dei passi avanti abbastanza grandi rispetto a Spada e Scudo. Oh, poi bisogna vedere come andrà con la storia, la trama, ma aspettiamoci già un qualcosa in stile Spada e Scudo, che è molto semplice, molto basilare, molto anche stupida sotto certi versi, se vogliamo. Però sì, cioè non è. Del leggendario di intervenzione non mi piace, neanche la nuova meccanica, probabilmente aspetterò l'uscita. Oh, vediamo. La nuova meccanica a me non dispiace, premesso che ancora non è molto chiaro a nessuno come funzioni, perché cioè aggiunge un tipo, sostituisce il tipo? Non è che sia molto chiaro quello. Mamma mia, che palle ste cose. Dov'è la stazione di Pesa qua? Il teletipo sostituisce i tipi, li sostituisce punto. Comunque, vabbè, al di là del fatto che bisogna capire, sarebbe stato più carino se avesse aggiunto un terzo tipo. Comunque, vabbè, ma al di là di questo. Alternativo bisogna vedere. La cosa dei leggendari. Magari ci hanno fatto vedere e ci hanno detto delle cose riguardo Miraidon e Coraidon, ma che poi non saranno vere. Magari avremo Sigilisar all'inizio, che poi, grazie alle scoperte dei professori, diventerà o Coraidon o Miraidon. È una possibilità. Anche perché nel sito Pokémon non è che ci fosse scritto: ah, questi Pokémon ti accompagneranno dal primo giorno della tua avventura. Secondo me si comincia con Sigilisar. Poi magari mi sbaglio. Il teletipo li sostituisce. Sì, ma se uno ha il doppio tipo li sostituisce entrambi. In quel caso lame.
Vabbè, comunque. Grazie, Mati, per il terzo, un bacione. Spamone di tirle slow in chat per te, adesso arrivo a leggere. Comunque, cioè, se è soltanto perché non ti piace l'idea di poter cavalcare il leggendario sin dall'inizio e la meccanica che ancora non abbiamo visto è ben chiaro, non ti convince, cioè, mi sembra esagerato. Pare mai in futuro live o su YouTube o su Gameplay. Allora, su YouTube ne ho parlato svariato per svariato tempo oggi. Forse sì, provare, proverò a farlo su YouTube. God of War Ragnarok. Ah no, aspetta. O YouTube un gameplay. Non lo so, vediamo. Sono giochi che magari mi piacerebbe giocare, ma chi lo sa se li farò. Bobo. Bobo. Bo. Gabriele, non voglio parlare di politica. Non sta a me farlo. Sono uno streamer che fa i videogiochi. Non lo trovo giusto parlarne. Ma resisteva resisteva per la cosa? Per l'abilità o resisteva in generale? Perché allora forse si sostituisce e basta. LOL. Macchina ha fatto l'incidente. Che. Esattamente. Secondo me sarà una cosa molto simile a Barudania. Sarà una cosa davvero molto simile. Cioè, il Cyclizar lo vedo molto come un Cosmog. Più che come una che sia una pre-evoluzione, però. Non so come dire. Quella che vedremo non sarà una poca evoluzione. Sarà un'effettiva evoluzione naturale. Come i Pokémon di diverse regioni hanno diversi aspetti e diversi tipi a causa di l'adattamento all'ambiente. Secondo me sarà un'evoluzione di quel tipo. È la pre-evoluzione di Miraidon e Coraidon come la Cosmo. Allora, anche secondo me, però ripeto, non è un'evoluzione tipo cosa? Charmander si sta evolvendo. Oh, Charmander è diventato un Charizard. È più un... come si dice? Zigzagoon, che non avendo predatori naturali a Hoenn, perde il tipo buio e diventa super chill. Secondo me è questo il vero collegamento che c'è tra Cyclizar, Miraidon e Coraidon. Miraidon e Coraidon saranno una sorta di viaggio, faranno una sorta di viaggio nel tempo forzato per assumere quella forma. Penso, temo. Vabbè, poi sul fatto che sembrino delle moto, ragazzi, è una stronzata unica. Cioè, abbiamo i Pokémon che sembrano delle chiavi. Abbiamo di tutto e di più. Non vuol dire una sega. Una stazione di peso, di nuovo. Figa, quante volte dovete pesarmi? Oh, sempre quello sono, Ispezionami tutto, baby. Prenderò il biglietto scarlatto, boh. Non lo so. Figa, non partiva. Dipende da quelle che saranno le esclusive. Si vedrà.
Esattamente overdrive, per quello dico che sarà più una sorta di viaggio nel tempo. Quale starter mi piace di più tra i tre? Tra i tre, allora, premesso che prenderò sprigatito, anche se non so bene che aspetto avrà, devo ammettere che Fuecoco mi sta un sacco simpatico. Quaxly lo trovo molto anonimo invece. No, non qua, io devo uscire qua, frate. Polizia, vigili del fuoco, scusatemi, ma ho una consegna da fare, non intendo skippare la mia uscita. Thank you. Infrarosso, ultravioletto. Secondo me infrarosso, ultravioletto li hanno tenuti apposta come possibilità per eventuali remake o per i DLC. E ci sarà un riferimento a queste cose nel DLC. Però sì, prenderò sicuramente sfrigatito a mani bassissime. Buonasera intanto, belli. Ben arrivati tutti quanti. Ah, sono curioso di vedere come giustificano un nero e bianco. Sicuramente mi... Sperando che non facciano la stessa cosa che hanno fatto con Diamante e Perla. Cioè, vorrei vedere dei remake come lo sono stati Rubino Omega, Zaffiro Alpha, Art Gold, Soul Silver. Che in realtà Art Gold, Soul Silver è abbastanza standard. L'unico che è cambiato veramente tanto è Rubino Omega, Zaffiro Alpha. O Rosso Fuoco, Verde Foglia è cambiato parecchio. Secondo me l'evoluzione... Sì, purtroppo sarà... Cioè, sarà bipede sicuro. Ma un po' tutti quanti saranno bipedi. Ormai hanno questo brutto vizio. Spero di no, ma temo di sì. Nel fatto che sia bipede non me ne frega un cazzo. Cioè, se ha un bel design può anche stare su due piedi. Mi dispiace che si limitino a lasciarli in piedi giusto per una questione di comodità e gestirli nell'anime, anche se è perfettamente comprensibile. Comunque stiamo a vedere. Comunque sprigatito perché? Perché io di base scelgo sempre gli starter di tipo erba. E è un gatto, cioè è un gatto di tipo erba. Come faccio a non prendere un gatto di tipo erba? Su via. Sbagliato! Partiamo in settima. Come dei veri campioni. Poi vedremo ovviamente. Magari sicuramente annunceranno le forme finali prima del lancio. Di solito lo fanno, vero? Oops. Sbagliato. Soprannomi, vediamo. I soprannomi saranno comunque nomi spagnoli. Invece che chiamarli di nuovo tipo Bruno, Giovanni, Emanuele, chiameranno Pedro, Carmencita. Cose di questo tipo. Se fatto bene il... No. Il mio nuovo Pokémon preferito è Lechonk. E già lo è. Ma solo per il nome Lechonk ha vinto tutto. Certo, Thanos, che domande. Ovvio, ovvio. Ho già in ballo la bella carrierina con il Sudtirol e via.
No, dai, basta. Non è vero che sono storto. Che sono stortissimo. Ok. Grazie Giangi per il terzo anno addirittura. Thank you. Un bacione, bello. Madonna quanto odio la retromarcia col camion. Vaffanculo. Oh, consegna eccellente. Mi dai dei bonus? Una mancia? No. Si è spostato da solo. Che ore sono? 8:33. Me. Un bel viaggetto che abbiamo fatto oggi, da Katowice fino a Tekirdag e poi da Tekirdag a Istanbul. Facciamo una mini consegnetta da Bologna. Vediamo cosa c'hanno da Bologna. Roba breve. No, non Saragozza. Tipo Bologna-Verona. Me. Mini consegna a Bologna. Potrebbero esserlo, Pinguillo, potrebbero esserlo. Ma un po' come tipo la Lega Pokémon nei remake di Diamante e Perla. Se uno non era preparato, era tosta, eh. In realtà dipende tutto quanto da come si giocano il teratipo. E da quanto vogliono renderlo stronzo. Poi, ovvio, se uno va sapendo già che cosa deve affrontare, beh, allora per forza non lo è difficile. Perché sai già cosa ti aspetti, sai già che. Nel senso, io spero che la palestra, che ne so, di tipo buio, non abbia i Pokémon col teratipo buio. Ma se mi porti un, che ne so, un buio. O un Pokémon buio spettro. Che è debole per 4 allo spettro. E poi però voglio vedere il suo teratipo normale. No, cose di questo tipo. Voglio che ti mettano un po' in difficoltà. O con il coverage offensivo o difensivo. Ma vorrei vedere cose del genere. Ma che belle. Intanto fatemi vedere dove siamo, La mappa. Siamo. Oddio. Ma che cazzo ci facciamo a San Lazzaro di Savena noi? Qua dove c'è l'ICA, questa è palesemente Casalecchio di Reno. Qua siamo a San Lazzaro di. Perché siamo partiti da. Come buio spettro non è per 4 allo spettro? Ah no, è il contrario. Scemo, pardon. Psico spettro debole al buio. Ho confuso le cose, era quello a cui stavo pensando. Comunque, siamo andati a prendere del legno da San Lazzaro di Savena, molto bene. Aia. Però sì, se si giocano bene il teratipo e lo rendono un qualcosa di effettivamente challenging, poi una volta in battaglia, allora ben venga. Se invece in una palestra buio i Pokémon hanno tutti il teratipo buio, è allora un po' lame, permettetemelo. Vai a potenziare il tuo tipo. A quanto pare le palestre, siccome non hanno un ordine, cambieranno il livello in base al tuo, così dice. Ma il che sarebbe ottimo. Cioè, magari togliamo la prima e l'ultima palestra, toh, che ne so. Magari la prima palestra, perché è la prima città che vedi, è quella iniziale, l'esame da cui poi parte tutto quanto il tuo viaggio. Ci sta che magari tu sia obbligato a farla per prima, così come magari l'ultima palestra sia quella che puoi raggiungere soltanto dopo che hai sbloccato un certo punto della storia. Che non puoi sbloccare senza aver affrontato sette palestre, che ne so. Però ci sta il fatto che magari tutte quelle che puoi affrontare in ordine random abbiano sei squadre, tra cui scegliere a seconda del numero di medaglie che hai vinto prima. Però ve lo dico, secondo me, per quanto non ci sia un ordine preciso e prestabilito,
ci saranno comunque dei limiti molto grandi. Quindi non è che appena parte il gioco tu puoi andare a battere l'ultima palestra. Non funzionerà così. Funzionerà che tu quando tu parti, magari hai un'area con a disposizione tre palestre e tu puoi decidere come affrontare quelle tre palestre in ordine. Le altre sono bloccate dietro una meccanica di trasporto, che si tratti del volo, del planare, del nuotare, dello scalare. Si tratta comunque di... magari sono nascoste dietro a queste meccaniche qua, che non potrei vedere. Sei d'accordo sui leggendari moto che si otterranno dall'inizio per mettere... Ma in realtà bisogna vedere come te lo spiegano. Perché se te la buttano... Perché se il fatto che ti vengano... Che tu venga affiancato a un Pokémon leggendario sin dall'inizio, ma che ti accompagni e basta, non lo giustificano in maniera decente, semplicemente dicono: ehi, guarda, Tearless, Miraidon, con il passare del tempo ha imparato ad apprezzarti come allenatore e ha deciso di unirsi alla tua squadra. Vuoi accettare? Sì. Ok, allora sfidalo per dimostrargli che sei veramente capace di domarlo. Cioè, se te la buttano lì così, è materiale un po' sprecato. Se invece giustificano il fatto che tu abbia Miraidon barra Coraidon per un motivo ben specifico, e che quindi questa cosa sia fortemente collegata alla lore, allora secondo me ci sta. Non è sprecato, è semplicemente una scelta. Se invece lo fanno perché fa figo e basta, allora lì in quel caso sì. Non sono né d'accordo né contro, non posso esserlo ancora, non so abbastanza. Cambi di forma tipo leggero, ma sono alcuni Pokémon che ci sono con. Secondo me no. Secondo me nuove forme con il... cioè nuove forme col teratipo non le vediamo. Magari vendono direttamente il pupazzino con la corona del teratipo in testa. Gaudi Simoni, sì, è esattamente quello che dicevo io, cioè magari tu parti e hai le prime tre palestre a disposizione, che ne so, sono la palestra normale, fuoco e terra. Tu le puoi affrontare nell'ordine in cui vuoi, ma finché non hai battuto queste tre medaglie, queste tre palestre, ci sono i ponti bloccati per una qualche ragione strana, perché c'è il team cattivo che ti impedisce di passare. E quindi l'unico modo che hai per oltrepassare i fiumi al di fuori dei ponti è passarci sopra navigando. Ma la tua ride, la tua mount non ha sbloccato il nuoto. Cosa che farà poi. Secondo me fanno così. Sì, LeChonk ce l'ha per forza un'evoluzione, ragazzi. LeChonk ce l'ha per forza. Per quello dico che l'ordine in cui le puoi affrontare è quello che vuoi, ma non lo è davvero. Cioè, non riguarda tutte le 8 palestre. Non avrai sin da subito accesso a tutte e 8 le palestre. Anche perché altrimenti arrivi già all'ultima città all'inizio. Che merda. Non lo so. Alla Vasculigion in Arceus, esattamente, ragazzi. Secondo me è un buon indicatore come ha funzionato Arceus. Che alcune zone, finché non superi determinate prove, col cazzo che le puoi usare, che le puoi visitare. Non lo trovo neanche sbagliato. Il team cattivo si sa qual è. No, ma sarà qualche stronzata. Saranno... boh, quelli contro lo studio. C'è gente che è contro l'università. Buh, schifo. L'università ti riempie di idee sbagliate, non devi studiare cose di questo tipo. Sarebbe rottissimo, non tanto per quello che riguarda la questione del... oh no, vado subito alla prima palestra, catturi Pokémon forti di attorno e livello a merda. Non tanto per quello, anche quello. Perché darti accesso ai Pokémon di livello 60 sin da subito è un casino. A meno che non si torni come nei... tipo, non si faccia una cosa un po' strana, cioè che finché... tu... oppure fanno come nelle zone selvagge di Scudo e Spada, in cui a seconda della palestra in cui eri, i Pokémon selvatici nelle zone selvagge erano di un certo livello, non lo so. È possibile. È possibilissimo se vuoi fare questo tema di passato contro futuro.
oppure semplicemente il professore della tua versione è il cattivo. Un po' come Max e Ivan. Perché di fatto tu in Pokémon Rubino, se non ricordo male, forse il Team Acqua lo vedi una volta e viceversa. Potrebbe succedere la stessa cosa. Grazie, Champax, per il Prime, un bacione. Ci avevo provato Radical Red, non sono abbastanza bravo per poterlo portare fino in fondo. Poi sicuramente ci sarà una sorta di finto team cattivo. Vedi. Ah, Madonna, sono in ritardo. Ce li vediamo. Cioè, esempio, il team Yell o il team Skull non sono realmente i team malvagi loro. Sono dei team stupidi che trovi in giro. Sicuramente ci sarà un team di quel tipo, ma non sarà l'effettivo team malvagio. Sicuramente ci saranno delle voci anche in Scarlatto, come in Arceus. C'erano delle voci in Arceus? No, che non c'erano. O ricordo male? Io non ricordo voci in Arceus. Oh, ragazzi, se non sapete quale versione prendere, aspettate al volo o prendetele entrambe. Le opzioni sono due. O aspettate all'ultimo, o le prendete tutte e due. In questo modo non avete nessun tipo di dubbio. Il giocatore faceva oppure ah. Magari. C'è. Ma quando prendeva danno, quando moriva, qua non si muore, cioè non si finisce KO che io sappia. Quindi dubito. Io spero facciano un doppiaggio last minute, anche se capisco che ciò vorrebbe dire chiamarti recluta o socio per tutta la. Socio! Voglio essere chiamato socio per tutta l'avventura. Chiamerò così il mio personaggio. Socio. Ehi, socio! Come stai? Dai, dai. Dai, dai. Vabbè, ma che lì erano i versi. Ma sapete cosa? Erano parte fondamentale del gameplay. Perché se uno fa la capriola senza mettere neanche un suono. Però non hanno voci nel. Non hanno doppiaggio, non hanno linee di testo. Magari sì, mentre scatti senti un tipo. Quando inizia lo scatto, tipico dei videogiochi, ma nulla di più. Mai mangiati, Jokkart, mai mangiati. Li ho visti prendere a Claudia un paio di volte, non li ho voluti assaggiare perché lattosio. Ah, yes. Altra consegnetta eccellente. Sapete cosa facciamo per concludere questa live? Banca rimborsa subito il debito. Sì. Debito ufficialmente saldato, signori. Debito ufficialmente saldato, il che vuol dire che. Agenzia di lavoro? Vabbè. Ora non abbiamo più debiti con la banca. Potrei aprire un nuovo debito.
Potrei aprire un nuovo debito per comprarmi un nuovo camion. Perché no? Perché no? Quindi banca. Quanto costano i camion meno costosi? Quindi concessionari. DAF. Acquista online. 114. Oh man. Beh, tutti i concessionari, non li posso vedere, no. Cazzo. Questo costa 99.000. Tirato, tirato. Mercedes-Benz. 116. Mercedes è un po' esagerato, forse. Renault. 108. Scania. 112. Era uno Scania comunque quello che avevo io. Infine, Volvo, non ho trovato nessun concessionario della Volvo, e invece sì, in Lituania. 113. Forse ho. Cioè, mi sembra stupido andare a prendere questo. Oh man. Per 99.000. Non lo so. Aspettiamo. Aspettiamo. Oppure, che facciamo? Allora, prestito di 100K? Oppure prestito di 400K? 400K non li ripaghiamo mai. 100K li ripaghiamo in poco tempo. 400K è esagerato per un. Non possiamo fare un camion serio. Però potremmo attivare. Avviare anche l'azienda. Non lo so. Ci penso su, vedo un attimo come funziona il gioco. Perché per ora non so una sega. Però per ora basta. Vedremo. Settimana prossima, se volete, lo riporto. Che tanto è sempre chill da fare. Stiamo qua, chiacchieriamo, facciamo cose. Ci sta. Vedremo cosa fare settimana prossima. Gli interessi sono fissi, ve lo dico subito. No, banca. No. In realtà sono più alti gli interessi sui 100K che sui 400K. Però con i 400K mi prendo il camion, creo la mia agenzia, assumo dei guidatori, lascio anche il gioco andare in stand-by, che ne so, una sera staccata la live. Sto qui, cioè scendo giù, passo il tempo con Claudia e nel frattempo lascio andare che gli altri facciano cose e alla fine ci guadagno, penso. Non so, vediamo, vediamo, mi studierò un attimino cosa fare per farmare soldi, i big soldi.